darei l'apertura ufficiale alla settimana di eccellenza con il primo seminario di alta specializzazione per studenti e dottorandi Unimc, si può insegnare a fare innovazione didattica, cederei a tal proposito la parola alla professore Iurimeda, docente di storia della pedagogia del nostro dipartimento che avrà il compito di introdurre il relatore, un ringraziamento particolare va a nome di tutto il comitato ovviamente alla direzione del nostro dipartimento ma anche ai tanti tantissimi colleghi che stiamo vedendo Minuto dopo minuto di altre sedi che ci stanno seguendo, da semplici uditori, ricordo per gli uditori la possibilità poi di intervenire, grazie all'intervento naturalmente del chairman, del coordinatore, attraverso la chat, e poi verrà eventualmente aperto anche il microfono. L'abbiamo fatto anche per un discorso prettamente organizzativo. Eh, prego, professor Meda. Grazie, grazie professor Pomante. Ringrazio anch'io la direttrice, il professor Corsi, il professor Sani, che ha parlato a nome di tutto il comitato organizzatore di questa iniziativa che iniziamo oggi. A me è stato dato il compito appunto di presentare Francesco Tonucci, ma presentare Francesco Tonucci dovete. Capire che è davvero qualcosa di molto complicato perché non basterebbe un'intera giornata per rendere pienamente merito a questo eh, pedagogista che, insomma, ha portato il nome del nostro paese, della nostra pedagogia in giro per tutto il mondo. Quindi, io mi limiterò, diciamo così, a eh, elencare alcuni eh, solamente delle cose importanti che ha fatto e che eh, davvero tutta la pedagogia italiana lui deve. Ecco, Francesco Tonucci, in primis, lo ha ricordato. Eh, lo abbiamo ricordato prima, l'ho ricordato il professor Sani Pocanzi, è un ricercatore associato eh, di un istituto di ricerca del nostro eh, CNR. Ma Francesco Tonucci, oltre ad essere un ricercatore che ha anche davvero eh, lavorato molto negli ultimi anni sul tema, per esempio, dello sviluppo cognitivo dei bambini, eh, sul tema dello sviluppo del loro pensiero, del loro comportamento, è anche una persona che nel corso degli anni ha davvero dato un contributo fondamentale. Alla riflessione su che cos'è la scuola, soprattutto la scuola pubblica nel nostro eh, paese. Mi piace solamente ricordare che ehm, sulla base anche delle sollecitazioni che gli venivano da un suo carissimo amico che credo oggi ricorderà, eh, Mario Lodi, eh, Francesco Tonucci, è, è entrato a un certo punto in quel movimento di cooperazione educativa che ancora oggi esiste e continua ad essere una linfa vitale, importantissima per i maestri della nostra scuola. Eh, portando diciamo all'interno di quel movimento tutta una serie di riflessioni proprio sulla eh, cultura infantile. E eh, non a caso Francesco Tonucci fu scelto nel 1970 da Vittorio De Seta come consulente pedagogico, nel momento in cui questo regista famosissimo eh, iniziò sostanzialmente a pensare di mettere. Eh, in sceneggiato televisivo un libro che all'epoca aveva fatto profondo scalpore nel nostro paese, che era Un anno a pietralata di Albino Bernardini. E infatti eh, il nostro eh, relatore è stato chiamato proprio come consulente eh, pedagogico all'interno e per la realizzazione proprio eh, del ehm, sceneggiato televisivo diario di un maestro che andrò poi in onda sulla RAI nel 1973 e che costituì all'epoca un punto di svolta importantissimo perché eh, io ho più volte avuto modo di parlare con Francesco Tonucci prima di questa eh, relazione, proprio in preparazione di questa relazione e lui ricordava come era importante in quel contesto negli anni 70, nei primi anni 70, vedere la scuola in prima serata, cioè avere eh, davvero la nostra scuola. E dibattere della nostra scuola, della sua organizzazione, eh, in prima serata, quando ormai devo dire capita davvero ormai molto di rado che questo accada. Ma il nome di Francesco Tunucci è legato anche a un altro progetto internazionale importantissimo, che è quello che è partito nel 1991, La città dei bambini, una città dei bambini e delle bambine sostanzialmente che partite in Italia per creare delle città a misura di bambino, delle città nelle quali anche i bambini possono partecipare attivamente alla vita eh, cittadina, beh questo progetto pensate è diventato davvero un progetto internazionale che conta ormai 200 aderenti un po' in tutto il mondo, dall'America Latina eh, fino ad arrivare appunto ehm, alla eh, la Spagna, eh, al Libano, alla Turchia e a numerosissimi altri paesi. Eh, concludo semplicemente ricordando che negli ultimi anni tutti questi meriti di Francesco Tonucci sono stati ricordati e riconosciuti non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, con numerosissime lauree honoris causa che le sono state eh, attribuite da numerosi atenei in giro per il mondo e, in particolar modo, recentemente in America Latina e in Spagna, e infine nel 2019 è stato insignito del premio UNICEF. Eh, dal Comitato eh, spagnolo, che credo sia davvero un riconoscimento molto importante, sempre per i suoi meriti nei confronti dei bambini. Delle sue tantissime pubblicazioni non dirò nulla, ma credo che poi Francesco avrà modo, nel suo intervento, di toccare davvero moltissimi, eh, moltissime delle cose sulle quali ha riflettuto nel corso degli ultimi anni. Mi piace solamente ricordare una cosa che credo solleticherà anche l'interesse dei nostri studenti cioè eh, l'ultima pubblicazione che è, eh, diciamo così, il cui titolo è un quesito che Francesco Tonucci si pone, può un virus cambiare la scuola? Ecco, questo libro, da questo libro dal titolo di questo libro, che avete capito bene, è proprio riferito agli esiti del, del eh, Covid-19 sul nostro mondo scolastico, capite bene quanto ancora, diciamo così, sia attuale il pensiero di Francesco e quanto davvero la pedagogia debba... Eh, a questo eh, nostro relatore di oggi. Eh, bene Francesco, dopo questa, mi scuserai, breve eh, presentazione nella quale ho cercato di dire alcune delle cose più importanti, cedo a te la parola e ti pongo la domanda che insieme con il comitato scientifico del nostro, della nostra settimana d'eccellenza ci siamo posti qualche tempo fa. Si può insegnare a fare innovazione didattica? Grazie Iuri, grazie all'Università di Macerata, grazie a tutti quelli che hanno parlato prima di me. Le presentazioni bisognerebbe farle o non farle per niente o farle dopo, perché parlare dopo la presentazione è sempre molto complicato. Comunque, eh, dunque, eh, una domanda complessa quella che mi avete fatto, alla quale ho sulla quale ho riflettuto molto. E alla quale non mi è facile dare una risposta. Eh, quando l'ho letta ho pensato quasi ironicamente eh, a una mia storia personale quando i miei figli più grandi, il primo e la seconda, eh, avevano 3-4 anni e sono andati alla scuola materna, come si chiamava allora. A pietralata, proprio quella pietralata di cui hai citato il libro di Bernardini, che è un quartiere popolare di Roma che sta di fronte al quartiere dove vivo, che è quello di Casal Bruciato. E i miei figli andarono a una scuola eh, materna eh, dalla maestra Marina, che era una maestra... Che ci siamo conosciuti nel movimento di cooperazione educativa per cui c'erano delle affinità e quindi eravamo in quella scuola c'era una maestra che era la maestra che era la decana delle maestre la maestra per la quale facevano la fila i genitori per poter iscrivere i loro figli perché era una maestra che aveva il privilegio e la capacità di preparare o far preparare agli, agli alunni, ma anche con il suo grosso apporto e contributo, ehm, più di dieci regali all'anno per i genitori, ehm, celebrando tutte le feste civili e religiose che via via andavano dalla festa della mamma, del papà, l'Immacolata, il Carnevale, la Pasqua e il Natale. Insomma, non ne lasciava passare nessuno. E i regali che lei faceva erano originali e poi, per sua eh, generosità, l'anno dopo permetteva alle colleghe di ripeterli nelle loro classi. Mi ricordo che una volta mi fermarono, mi fermò una collega di questa signora e, e anche della nostra insegnante. Mi ha chiamato in forma confidenziale da una parte dicendo che secondo lei io avrei dovuto mandare i miei figli da quella insegnante. Cioè i miei figli avrebbero meritato quella insegnante che sapeva fare tutte queste cose. Meritavano qualcosa di più della mia, della loro maestra, che peraltro era separata. Ecco, per dirvi... Questa era quando ho letto in innovazione didattica, ho pensato a questa signora, questa eh, anziana maestra apprezzatissima nell'ambiente che veniva considerata la maestra migliore, quindi più avanzata e più innovativa per questi regali. Naturalmente non è questa la risposta che io sto dando alla eh, domanda che mi avete posto. E siccome ho difficoltà a dare una risposta, vorrei raccontarvi una storia che spero ci accompagni verso una risposta che mi riservo di dare alla fine. La storia comincia eh, nel 1940, il 10 giugno, che è il giorno in cui l'Italia entra in guerra, nella seconda guerra mondiale, e un giovane... Di 18 anni supera l'esame di eh, maturità magistrale e diventa maestro. Un maestro come tanti altri, perché era un maestro che non desiderava fare il maestro, che non ha scelto di fare il maestro, ha scelto di fare le magistrali. Devo dire umilmente come ho fatto anch'io. Io ho scelto le magistrali perché andavo male a scuola. La mia famiglia, che aveva quattro figli maschi, non poteva, essendo una famiglia umile, non poteva garantire a tutti l'università. Siccome mio fratello più piccolo era più bravo di me, era interessato, leggeva sempre eh, e quindi avrebbe dovuto necessariamente fare l'università, a me hanno suggerito di fare le magistrali. Io naturalmente contento perché non mi piaceva studiare. E quindi, eh, Mario Lodi, vabbè, lo volevo dire più tardi, ma mi sono scoperto, ma d'altra parte Iuri lo aveva annunciato, questo giovane maestro era Mario Lodi. Mario Lodi non voleva fare il maestro, voleva fare probabilmente l'artista, l'artigiano, il pittore, l'incisore. Ha fatto poi tutte queste cose, io ho conosciuto le sue opere molto sensibili, molto eh, belle anche. E, Aveva scelto le magistrali perché erano più brevi. Siccome la sua famiglia desiderava che lui avesse un titolo di studio, ha scelto il titolo di studio più breve. Appena diplomato lo chiamano per una supplenza e così descrive quel primo giorno di scuola. Abbiamo passato molto tempo parlando insieme. Alla fine un bambino mi dice, ma non abbiamo fatto niente. Ho reagito dicendo che era importante conoscersi parlare insieme ma no a scuola si viene a studiare rifiutavo le cose che propone rifiutavano le cose che proponevo perché non c'erano nel loro libro la scuola che loro chiedevano era tema tentato problema e basta mi sembrava che il maestro non l'avrei mai potuto fare e decisi di andarmene dalla scuola mario lodi arriva a scuola Diventa maestro a 18 anni, come si usava quella volta. Ottiene un, un, un assaggio della scuola con una eh, supplenza e capisce che non va bene per lui. Poi arriva la guerra, arriva la prigionia. E dopo la guerra ottiene di nuovo un anno, un giorno di supplenza al Vò. Al Vò era la sua. Eh, sua, la sua zona di, di Piadena dove viveva e dove insegnava, e cioè no, dove avrebbe insegnato quando poi eh, ottenne il posto eh, fisso. Eh, e in quel giorno di supplenza osserva che i bambini quando sono in classe con lui sono tristi e quando scendono per fare l'intervallo e li osserva dalla finestra erano felici. E scatenati, e di nuovo lui pensa che non può essere lui la causa della tristezza dei bambini e delle bambine. E quindi lascia la scuola, si mette a lavorare con un amico in un'attività artigianale in cui eh, decoravano con serigrafie dei foulard da donne e dei vestiti da sera. Nel 1948 viene bandito il concorso magistrale, quindi siamo nell'immediato dopoguerra, c'è un concorso magistrale che ha due formule, una per i, i reduci di guerra, con un rapporto molto favorevole di 1 a 2, cioè ognuno dei concorrenti aveva una il 50% di possibilità di vincerlo, e l'altro concorso aperto a tutti invece dove c'è un rapporto di 1 a 10. Mario si iscrive al secondo, pur avendo diritto al primo. Cioè si iscrive per non vincere. Di nuovo questo suo rapporto conflittuale con questa professione che non sentiva adatta per lui e, d'altra parte, un senso di riconoscenza nei confronti della famiglia che gli aveva permesso di studiare. Dà questo concorso nella, nella forma meno favorevole e lo vince. Lo vince e ottiene un posto a San Giovanni in Croce, un paese vicino alla piadena dove lui risiedeva. E racconta il primo giorno di scuola in questo modo: Mentre parla Questa eh, lo ha raccontato in una delle ultime interviste che ha rilasciato prima di lasciarci. Mentre parlavo, dice. Uno dei bambini si alzò dal suo banco e andò a guardare cosa succedeva sui tetti di fronte. A poco a poco anche gli altri fecero lo stesso e allora mi domandai: lasciar fare o reprimere? Così mi alzai e insieme a loro mi misi a guardare il mondo dalla finestra. Ecco, questo è Mario Lodi. Questa frase credo che possa essere considerata una sintesi della sua idea di educazione e di pedagogia. Lui fa la scelta il primo giorno di scuola stando con i bambini. Lui si alza, va alla finestra con i bambini. Non, non li richiama, non li fa tornare al posto, non li fa tornare al banco come si usava allora, ma sta con i bambini dalla loro parte, condivide le loro scelte sempre. E la scelta che condivide è di guardare il mondo dalla finestra. Quindi già quel primo giorno c'erano delle scelte definitive. La sua classe avrebbe avuto le finestre aperte perché dalla sua classe si doveva vedere il mondo. Lui capisce che non può annoiare gli alunni non può dare i compiti, non può fare dettati e pensierini, solo che non capisce e non sa cosa potrebbe fare. Cioè, lui non ha gli strumenti, capisce che la scuola che gli alunni gli dicevano dovrebbe essere, non può essere, perché gli alunni sono tristi e se gli alunni sono tristi non impareranno ma cosa fare è difficile capirlo, fin tanto che non incontra un amico inquieto come lui, che gli dice che c'è so, un movimento nuovo di maestri strani, perché sono anche loro inquieti. E questi maestri si ritrovano a fine settimana, perché sono maestri che non lasciano la scuola, e quella volta si riunivano a San Marino. Siamo nel 1951 e Mario Lodi incontra il movimento di cooperazione educativa. Movimento di cooperazione educativa fondato da eh, Giuseppe Tamanini, detto Pino Tamanini, anche lui un maestro che non voleva essere maestro, era molto più interessato a cose tecnologiche e quindi avrebbe voluto fare altri studi, ma questa era la, era, era la strada più semplice, più facile per arrivare a un titolo che gli avrebbe poi permesso forse di continuare i suoi studi per quello che a lui interessava di più. Pino Tamagnini fonda il Movimento di Cooperazione Educativa nel 1951 a Fano, che è la mia città natale ed è, diventa, è il mio maestro, il mio professore di eh, tirocinio durante i miei quattro anni di istituto magistrale a Fano. Nel 1963, Giorgio Pecorini, giornalista eh, dell'Espresso, del Mondo e, di, e poi dopo per, per, di altre testate, amico di... Eh, Mario Lodi gli dice che lo porterà, erano insieme in vacanza eh, sull'Adriatico, propone a Mario Lodi di andare insieme a trovare un prete strano. Di nuovo, come vedete, la stranezza di queste figure, un movimento strano, un prete strano, e lo porta a Barbiana. Mario e Don Milani si incontrano per un giorno. Poi passano la notte a Barbiana, rimangono a parlare con il priore la mattina dopo e, e poi si lasciano. È un incontro importante. Pensiamo importante per non abbiamo molti documenti di questo incontro, perché il colloquio tra loro due è avvenuto eh, in forma riservata. Eh, lo stesso Pecorini non ha assistito a tutti i momenti di scambio. Però c'era sicuramente un grande interesse di Don Lorenzo per sapere come si fa a scuola, perché anche lui era un maestro non preparato, era un maestro eh, senza formazione pedagogica. In parte possiamo dire che forse per questo è stato così grande. Ma lui sentiva che aveva bisogno di eh, strumenti e Mario. Parla degli strumenti perché gli parla delle tecniche frené, gli parla del testo libero, gli parla del giornalino di, di scuola, di classe, e gli parla della corrispondenza. La corrispondenza colpisce molto Don Milani e si lasciano con la promessa che se lui valuterà questa cosa opportuna eh, non, dove stato, non deve essere stata una persona facile, Don Milani. Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, ma ho sempre avuto il dubbio se mi avesse o no, se accettato, come spesso faceva, oppure rifiutato. Ma comunque questo è un altro discorso. E gli ha detto che se lui scriveva al maestro Lodi, eh, dentro, prima di novembre... Eh, avrebbero fatto questa, sarebbe arrivata una lettera e avrebbero corrisposto. Nasce una piccola corrispondenza perché che, conosciamo due lettere, una in, di andata e una di ritorno. Ce ne sono state altre in fabbricazione ma che non sono mai state pubblicate, no pubblicate, spedite e, e poi non le abbiamo conosciute perché appunto non sono pubblicate. Ma, eh, una di queste lettere, quella di, di Don Milani, che accompagna la lettera dei suoi ragazzi ai bambini del Vodi di, 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 di Lodi, è una famosa lettera nella quale spiega come era stata scritta eh, quella lettera dei ragazzi, che poi diventa una specie di eh, spiegazione di come nasce lettera a una professoressa. Quindi un incontro molto importante. Si può presumere che l'idea di un testo collettivo, almeno fatto in quel modo così strutturato come ci è stato raccontato per Lettera a una professoressa, nasce anche dall'incontro e dallo scambio con Mario Lodi. Eh, vorrei fare intanto due riflessioni su questa prima parte di questa storia. Una è come nascono i maestri. Eh, ho, ho citato due grandi maestri, Pino Tamagnini eh, e Mario Lodi. Non volevano fare i maestri. Mi ci metto anch'io, anche se ovviamente non, non ho nessuna pretesa di confrontarmi con loro. Anch'io sono diventato maestro per caso. Allora, questa è una, è una realtà, eh, temo, ancora valida. Per quello che io ricordo della mia classe e delle persone che ho conosciuto, ben pochi avevano scelto le magistrali per diventare maestri. E questo è un primo problema che dobbiamo porci e do bisogna approfondire. Cioè, direi che bisognerebbe fare il contrario. Cioè, non tutti possono essere maestri. Il guaio è che molto spesso nella nostra cultura... Non solo tutti possono, maestri, possono essere maestri, ma diventano maestri spesso persone che non hanno potuto diventare quello che avrebbero desiderato. E questo lo incontreremo fra poco fra, fra le ragioni fondamentali del, 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 dell'educazione, questa idea del, del chi vogliamo essere e chi dovremmo essere. La seconda riflessione è che Mario va a Barbiana. Va a Barbiana perché in, un peri in quel periodo della sua vita, siamo nel, 70 nel 63, eh, Mario stava vivendo un periodo di sospensione della sua attività di maestro per un anno sabbatico che ha passato a Milano e stava rif riflettendo sull'idea di fare una scuola diversa. Purtroppo non ho molte informazioni perché nessuno mi ha saputo dare più informazioni su questo progetto che mi interessa moltissimo perché coincide con cose che sto pensando da tempo. L'idea era di rompere l'idea della classe, rompere l'idea della om omogeneità di età, creare gruppi di, di, di allievi con diverse età, così come... Funzionava a Barbiana, e credo per questo Pecorini, che conosceva il progetto uh, di, di Mario, e conosceva bene Barbiana, dice: Ti porto a, a conoscere un prete strano, ma nel senso che fa una scuola che forse ti può interessare. Quindi, questa idea eh, che. È possibile, o, o meglio, è auspicabile una scuola diversa perché quella che abbiamo non funziona. E lì entra un, un concetto fondamentale dal mio punto di vista, ma credo anche per Mario: quello che non funziona è l'aula, non funziona l'idea che eh, si possa vivere un'esperienza in un, in un posto unico dove si passano molte ore seduti a fare di tutto. È una proposta innaturale, povera, che non produce effetti o perlomeno crea una enorme difficoltà, specialmente per tutti quelli che possiamo considerare gli studenti fragili, gli studenti deboli, che vengono da culture diverse o che hanno un, un, una, una origine diversa da quella eh, scolastica culturalmente. E allora entriamo ancora un pochino più dentro a questa persona, a questo maestro che fa una dichiarazione molto forte eh, in Unione Sovietica nel 76, quindi siamo... Più di dieci anni prima della caduta del muro di Berlino e invitato a un convegno internazionale apre la sua relazione affermando il bambino non è proprietà né della famiglia né della scuola né dello Stato quando nasce ha diritto alla felicità un'affermazione potente e, diciamo definitiva questa idea della non proprietà del bambino siamo prima della convenzione dei diritti del bambino e quindi lui afferma questa questa autonomia del bambino nonostante la sua dipendenza forte dipendenza da, da, dai suoi genitori da, dalla sua, dal suo mondo poi dalla scuola eccetera la sua indipendenza che è legata al suo diritto alla felicità. Facciamo ancora un passo e, e, e questa volta entriamo con lui nella sua classe, dove io sono potuto entrare perché mi è toccato il privilegio di scrivere il primo libro che è stato scritto su Mario Lodi, che ha un titolo strano, Guida al giornalino di classe l'editrice la terza ma è, doveva essere il commento ai cinque volumi che la terza aveva riservato all'opera Il Mondo che era la raccolta dei giornalini scolastici di cinque anni di scuola dell'ultimo periodo l'ultimo ciclo scolastico di mario lodi in questo eh, ciclo eh, Mario Lodi, quindi lo troviamo nella sua maturità e quindi le, le parole che io vi leggerò sono una specie di suo viatico, di suo, cioè è, è il suo messaggio definitivo e a me sembra molto importante che lo consideriamo come il punto di partenza. Del, state tranquilli, non è che voglio dire che parto adesso e parlerò ancora un'ora, no, però un punto di partenza per le nostre riflessioni. Su quel titolo così complicato che mi avete posto. Scrive: Dunque, è passato una settimana dall'inizio della scuola, del, della prima elementare, come si chiamava allora, e scrive questa lettera ai genitori. Dopo una settimana passata con i bambini, posso affermare che essi sono tutti di normale intelligenza pur rivelando evidenti differenziazioni di carattere e diversi livelli di maturazione, dovuti in gran parte alle situazioni ambientali in cui ogni bambino è cresciuto. Tutti i bambini, quindi, salvo imprevedibili fatti di eccezionale gravità, sono promossi sin da ora alla quinta elementare. Siamo, ripeto, nella prima settimana della prima elementare. Sono promossi sin da ora alla quinta elementare con la garanzia del raggiungimento della preparazione minima richiesta dai programmi scolastici. Se questo non si verificherà, la responsabilità sarà del maestro e della scuola, per non aver messo in atto le tecniche educative adatte per sviluppare al massimo le attitudini naturali e l'intelligenza del bambino. Ecco, questo è il maestro, questo è un buon maestro, questa è una buona scuola, una scuola che riprendendo l'idea che ha guidato la scrittura di lettera a una professoressa afferma solennemente che la scuola deve promuovere, deve promuovere tutti, specialmente gli ultimi. E non perché sono bravi gli alunni, ma perché è brava la scuola, brava a trovare gli strumenti, le, le tecniche educative adatte per sviluppare al massimo le attitudini naturali e l'intelligenza del bambino. Questa è la, la finalità della scuola. Perché se no. La scuola, come dice ancora Don Milani, rischia di essere un ospedale che cura i sani e rifiuta i malati. A corredo di questo mi piace ricordare quello che scrive un poeta, uno scrittore, un grande scrittore come Gabriel García Marquez, quando dice: Credo che si nasce scrittore, pittore, musicista. Si nasce con una vocazione. In molti casi con le caratteristiche fisiche per la danza, per il teatro. Questo significa che quando un bambino arriva alla scuola primaria può essere già predisposto naturalmente per qualcuna di queste attività, anche se non è consapevole. E anche se non lo sa, il suo destino può essere migliore se qualcuno lo aiuta a scoprirlo. Non per forzarlo in nessun senso, ma per creargli condizioni favorevoli. E incoraggiarlo a godere senza timori del suo giocattolo preferito credo con una serietà assoluta che fare sempre quello che a ciascuno piace e solo questo è la formula vincente per una vita lunga e felice quando cito questa frase mi sento sempre di dover eh, temendo di offendere Marquez, ma di dire che forse io non sono così radicale come lui per dire dedicarsi solo a questo, però non ho dubbi che si debba dire dedicarsi specialmente a questo. Cioè, compito dell'educazione è aiutare a scoprire il giocattolo preferito e a dedicarsi prevalentemente a questo. Nella mia esperienza scolastica, una delle cose che ha inciso su questa idea che poi è diventata un patrimonio familiare, e cioè che io andavo male a scuola, una responsabilità speciale l'hanno avuto i binomi. Io ho passato gli anni della scuola media piangendo quasi tutti i pomeriggi sull'algebra. Sull non, non sono mai riuscito a capire i binomi. E questo è stato per anni, per tre anni, quasi l'unica preoccupazione della scuola, che ovviamente veniva trasmesso come preoccupazione alla famiglia, a me stesso. Per cui io soffrivo, la scuola mi criticava, la famiglia mi mandava a ripetizione, e come dicevo prima, una famiglia umile, io mi sentivo un grande senso di colpa per le spese che provocava, essendo io. Il più bravo in disegno, per esempio, lo sono sempre stato, eh, essendo io abbastanza capace in eh, italiano, non avevo problemi nelle materie tipo storia, geografia, eccetera, non riuscivo a capire questa cosa, e questo è stato il mio tormento. Per cui quella che abbiamo spesso di fronte a o, contro questo modello di cui parla Mario Lodi come la scuola che promuove, noi abbiamo molto spesso una scuola che si preoccupa e cerca e, e, ed è ossessionata da quello che manca, non da quello che c'è, cioè invece di andare a cercare il giocattolo preferito, va a vedere se ci sono delle lacune, anche se sono poche, si dedica interamente a queste. Allora, capite che dietro sembra quasi che ci sia un, una specie di cattiveria. Oliver Sachs, in una conferenza, questo grande eh, psichiatra americano, in una conferenza che ha fatto a Roma al CNR a cui io ho assistito, siccome si era occupato spesso di eh, handicap e in particolare eh, in quella sede si... Eh, Trattava un tema che riguardava le, il trattamento e l'educazione dei bambini sordi, perché noi abbiamo un gruppo che si è occupato per molti anni e ancora adesso si continua ad occuparsi di questo tema. Lui diceva: il bambino sordo è esattamente uguale a tutti gli altri, solo che non sente. Io cito sempre questa frase che, perché, quando la dico, la gente mi guarda come a dire: beh. No, beh che è una frase non banale, ma è rivoluzionaria, perché per i suoi genitori, per i suoi insegnanti e purtroppo spesso anche per lui stesso, un bambino sordo è totalmente diverso dagli altri perché non sente. Per cui la scuola, l'educazione, la famiglia si dedicano a questo quasi esclusivamente. Essendo, come dice giustamente Oliver Sachs, l'unica cosa che gli manca. Allora, capite che sotto c'è una grande cattiveria. Cioè, noi potremo lavorare su tutto, tranne su quello che non gli daremo peraltro. Il bambino, per tutti gli sforzi che faremo, non sentirà, però potrà dipingere, disegnare. Essere una persona affabile potrà vivere, potrà fare tante cose, quasi tutto, o, o meglio, tutto meno quello. È un altro modo. Allora, di fronte a questo tipo di atteggiamento, questo atteggiamento così radicale di un Mario Lodi che dice: Sono già promosso in quinta. Da adesso in poi, questi sono affari miei. Se non, se non ce li porto vuol dire che non sono stato bravo. Allora uno immagino che molti ascoltandomi diranno: eh, certo, Mario Lodi, poi sai, è un po' un atteggiamento teorico, un atteggiamento filosofico, un atteggiamento. Eh... No, allora andiamo a vedere le leggi. Andiamo a vedere cosa dice. Dunque, noi abbiamo due leggi che, che, che comandano che comandano sempre e in particolare comandano nel caso dell'infanzia e anche nel caso dell'educazione. La prima è ovviamente la Costituzione e la seconda è la Convenzione dei diritti dei, dei bambini. Allora, le convenzioni internazionali, i trattati internazionali, nel momento che un paese li ratifica, assumono un, una validità e una dignità giuridica molto alta che è si pone al di sopra delle leggi ordinarie. Fra l'altro, se andate a controllare l'articolo 4 della Convenzione, lo dice molto esplicitamente che gli stati parti, che sarebbero gli stati che ratificano la Convenzione, che oggi sono tutti gli stati del mondo, mancano gli Stati Uniti d'America per una questione tecnica, e cioè non possono ratificare la Convenzione perché alcuni degli stati... Eh, riconoscono la pena di morte per minori di 18 anni e questo è contrario alla lettera del, del, della convenzione e quindi non possono essere. però tutti gli stati del mondo hanno ratificato l'articolo 4 dice che gli stati si compromettono a modificare la legislazione nel caso che fosse dif, difforme da quanto previsto dalla convenzione stessa allora Cosa dice la Convenzione su questo? Beh, la cito molto volentieri perché Mario era un appassionato della Convenzione, della Costituzione. L'abbiamo sempre chiamato il maestro della Costituzione. E la Costituzione dice una cosa molto precisa. All'articolo 3, eh, a me diverte sempre commentare l'articolo 3 eh, che poi esiste più o meno nello stesso modo in tutte le costituzioni democratiche. È un'affermazione solenne e dice tutti i cittadini sono uguali. E poi è come se i nostri padri costituenti si guardassero uno con l'altro e dicessero, ma che, che stiamo dicendo? Non è vero, non è vero che sono uguali. E allora l'articolo 3 prosegue dicendo che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza e il pieno sviluppo della personalità. Guardate che ritorna questa idea dello sviluppo della personalità di cui parlava Mario in quella lettera ai genitori. Allora, quali sono gli strumenti che possono rimuovere gli ostacoli? Beh, molti, molti. Perfino le tasse, sapete, come saprete benissimo sono uno strumento per riequilibrare le diseguaglianze, così almeno dovrebbero essere. Ma ovviamente noi pensiamo, io penso, immagino che tutti pensiamo, che la scuola abbia un ruolo molto importante in questa funzione fondamentale e di base, l'articolo 3, quindi siamo proprio all'inizio della Costituzione per poter rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza e il pieno sviluppo della personalità. La scuola dovrebbe essere uno strumento di, di sviluppo, di crescita di. aspetta, scusate. Eh, uno, uno, uno strumento appunto di. Eh... Di, di, di crescita sociale scusate eh. non ti posso rispondere Federico niente un nipote <ride> abbiate pazienza questi sono pezzi di vita eh, dicevo che la, 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 la scuola ha questo compito deve avere dovrebbe avere questo compito Immagino che sappiate che purtroppo a tutt'oggi la realtà è quasi opposta. Per, gli, per le ricerche che, che si sono fatte, per i dati che abbiamo, eh, il periodo scolastico è un, è un periodo dove le diversità aumentano e non diminuiscono. Noi dovremmo trovare che per esempio le diversità che troviamo fra i bambini di diverse culture, diverse origini, di diversi livelli sociali, eh, a sei anni, sono a un certo livello, e poi quando avranno 14 anni alla fine della scuola dell'obbligo, per esempio, eh, o a 16 anni, queste differenze siano diminuite, sono invece cresciute. Cioè, quindi, la scuola ha questa grande responsabilità di avere questo ruolo e questa missione e di realizzarne una opposta. E allora eh, mi sembra che le, le riflessioni sono... Eh. Andiamo avanti. La Convenzione dei diritti del bambino all'articolo 28, come sapete, parla della scuola, cioè parla dell'educazione formale e dice che gli stati riconoscono il diritto del bambino all'educazione, non parla di scuola, parla di educazione, al fine di garantire l'uguaglianza delle possibilità. No, eh, scusate, l'ho letto male. Al fine di garantire l'uguaglianza delle possibilità rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti. Per cui la scuola pubblica, la scuola obbligatoria è, ha come finalità il raggiungimento della, della garanzia dell'uguaglianza di, di possibilità. Quindi di nuovo si, si conferma che la scuola nasce anche per questo scopo e anzi... Prevalentemente, prioritariamente, per questo scopo di riequilibrio sociale. Ma quello che è più interessante è l'articolo 29, che, che è dedicato a definire l'educazione e quindi coinvolgendo, dentro la sua competenza, di quest'articolo, la scuola, ma anche la famiglia. Quindi io lo suggerisco anche come uno strumento di lavoro fra scuole e famiglie, per ritrovare delle radici comuni che giustifichino una collaborazione che molto spesso oggi si è persa. E dice, gli stati parti, sempre quelli gli stati che hanno aderito, convengono che l'educazione del bambino deve avere come finalità favorire lo sviluppo della personalità del bambino, nonché lo sviluppo delle sue facoltà, delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità. Eh, non lo so, più chiaro di così? Intanto immagino che avete sentito la, con, la, la, di come ripete quasi parola per parola la fine della lettera di Mario Lodi, scritta più di dieci anni prima. Lo scopo dell'educazione è lo sviluppo della personalità del bambino, delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità. Il che significa che l'obiettivo dell'educazione non è che i figli realizzino le aspettative dei genitori o che gli alunni e le alunne raggiungano gli obiettivi previsti dagli insegnanti nei loro programmi, nei loro libri di testa, dove volete. Ma dice il contrario, dice che compito primario dell'educazione è aiutare ciascuno a scoprire le proprie attitudini mentali e fisiche. Quel giocattolo preferito di cui parlava Marquez. La ragione, diciamo le vocazioni di ciascuno, quello per cui ciascuno di noi è nato. Quindi l'educazione dovrebbe essere il luogo dove questa nostra eh, predisposizione si, eh, si manifesta. E il secondo obiettivo è offrire sia nella famiglia che nella scuola gli strumenti adeguati per sviluppare questa potenzialità in tutta la sua. Questa capacità in tutta la sua, la loro, la sua potenzialità. Quindi, le, lo scopo dell'educazione è che ciascun alunno e ciascun alunna sia il migliore. Ma ovviamente non possiamo pensare, sperare o desiderare che tutti siano i migliori in lingua matematica. Che ne farebbe la nostra società o la società di domani? se tutti fossero valutati, preparati e sviluppati solo in queste due competenze. Siamo sicuri che sono le uniche che serviranno alla città del futuro? Come sapete, Loris Malaguzzi, questo grande educatore, pedagogista di Reggio Emilia, padre e direttore delle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia, che sono state considerate le più belle del mondo, e che ho avuto il, la fortuna di conoscere di avere come grande amico anche lui insieme a Mario. Beh, lui, in una sua famosa poesia, che si chiama I cento linguaggi dei bambini, diceva che i bambini hanno cento linguaggi, ma gliene, gliene rubano 99. Ma chi ruba tanto? Eh, rubano tante persone, forse tutti noi adulti rubiamo qualcosa ai bambini. Glielo ruba la televisione, la pubblicità, l'informatica. Che ne so. Però credo che in questo furto la scuola abbia delle gravi responsabilità. E come fa la scuola a rubare i linguaggi ai bambini? Proponendone pochi. È sconcertante vedere come nella scuola, nel, 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 nel curricolo scolastico, c'è una graduale, progressiva e, e, e colpevole, perché consapevole, perdita di linguaggi. Nella scuola dell'infanzia, noi abbiamo una ricchezza di linguaggi. Eh, sono presenti i linguaggi del corpo, sono ammesse le, le, tutte gli le aspetti eh, dell'espressività. Della, della, dell eh, Abbiamo la manipolazione, abbiamo il teatro, abbiamo i travestimenti, abbiamo la logica dei bambini. Abbiamo, insomma, già quando passiamo alla primaria, alcuni di questi linguaggi vengono gradualmente abbandonati. Ma non perché qualcuno dice sono brutti o dovete smetterli, ma perché perdono di valore. È un caso emblematico sarebbe bello, ma dovremmo dedicare una lezione a questo. Eh, per esempio il disegno. È frequente, non dico che succede sempre, ma è frequente che già da, dalle prime classi della scuola primaria e man mano che si cresce in forma più accentuata, il disegno risulta come un riempitivo di tempi morti. Dice eh, ho finito. Cosa devo fare? Fai un disegno, che vuol dire non mi interessa, basta che non ci dai fastidio, per cui disegna. Lì poi sarebbe interessante andare a vedere cosa disegnano i bambini, ed è molto, però insomma, ripeto, fa parte di un altro discorso. Se noi proseguiamo nella carriera scolastica, arriviamo fino al culmine della carriera scolastica italiana, che è il liceo classico, dove non ci sono più linguaggi. Eh, espressivi dove non c'è più l'uso delle mani non c'è nessuna disciplina che richieda l'uso delle mani perlomeno per costruire per fare certo per scrivere ma allora a questo punto mi sembra eh, importante eh, dare questo Prima lo accennavo, il problema vero è che nella scuola c'è qualcosa di sbagliato a livello profondo, a livello generale. Eh, prima dicevo, l'aula non può essere lo, il luogo e il modo per affrontare la proposta eh, scolastica, la proposta educativa scolastica, perché ripeto, è un posto dove si passa. Tanto tempo seduti a fare di tutto. Allora, passare molto tempo in uno stesso posto per un bambino, per una bambina, per un ragazzo, per un ragazzo è innaturale. Ma già se è innaturale, uno dovrebbe dire non va bene. Stare seduti non solo è innaturale, ma è anche dannoso fisicamente. Quindi, che la scuola proponga una postura rigida, Mantenuta per, per un tempo enorme, perché qualche ora, parecchie ore di seguito seduti non, non ha nessun senso. Ma la terza condizione è quella culturalmente più, più complicata, più difficile, più sbagliata. Che lì, in quel posto, in quel banco, si fa di tutto. Si fa storia, si fa geografia, si fa matematica, si fa musica, si fa disegno, si fa lingua. E tutto questo avviene semplicemente perché suona una campanella, si nasconde un libro, si tira fuori un altro libro e nel giro di pochi secondi o di pochi minuti, anzi pochi minuti, perché esce un signore, entra una signora. Gli studenti devono essere capaci di cambiare il modo di pensare e a volte anche il modo di parlare. Però voi capite che questo è molto complesso. Ed è molto complesso specialmente per gli ultimi, per i quali la scuola dovrebbe essere il luogo privilegiato e dovrebbero essere loro gli allievi privilegiati. Vedete, a me piace molto eh, nella Costituzione c'è una frase eh, all'articolo 34 che dice i capaci meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E naturalmente tutti pensano a, ai, ai bambini prodigio, cioè quelli che fin da piccoli manifestano delle evidenti capacità innaturali o comunque eccezionali. Ecco. Se però la interpretiamo correttamente alla luce della Costituzione e alla luce dell'articolo 29 della Convenzione, se li aiutiamo a trovare il loro giocattolo preferito, a scoprire le loro attitudini e li aiutiamo a svilupparle per il massimo delle loro possibilità, tutti sono capaci e meritevoli, quindi tutti dovrebbero avere la possibilità di raggiungere i gradi più alti degli studi, perché questo dice l'articolo 29, fino al massimo delle loro possibilità, quindi fino ai gradi più alti degli studi. È, è proprio una... Bene, allora vado a... a, a mi avvicino alle conclusioni. E vorrei riflettere con voi su una cosa che mi stavo chiedendo, preparando questo mio intervento. E su una cosa che mi ha fatto così, capire quanto siamo lontani da questi discorsi. Se non vado errato, se le informazioni che mi sono arrivate sono corrette, in questo periodo nelle scuole italiane si stanno. Applicando le prove invalsi. Allora qual è l'obiettivo di questo? Di questa operazione complessa di valutazione? Immagino che le prove invalsi che verranno proposte saranno quelle di due anni fa, immagino che l'anno scorso non sono state so, eh, somministrate, e quindi. Immagino che fra qualche settimana quando, o qualche mese, quando queste prove verranno valutate, qualcuno potrà confermare che gli alunni hanno perso un sacco di tempo, che gli alunni hanno eh, perso un anno scolastico. Io credo invece che tutti gli alunni e le alunne hanno guadagnato e hanno imparato cose fondamentali. Il problema è che non interessano a quasi nessuno perché ovviamente ci sono anche gli insegnanti capaci di leggere queste realtà e capaci di valorizzarle come, come dovrebbe essere per tutti. E allora a me sarebbe piaciuto che il nuovo ministro approfittasse di questa occasione delle prove invalsi per dire quest'anno le facciamo in un altro modo. Quest'anno facciamo un piccolo questionario per chiedere a tutti gli studenti italiani come hanno vissuto questo periodo, che cosa hanno imparato in questo periodo, come valutano la scuola che gli è stata offerta e che consigli darebbero al ministro perché in un'altra eventuale occasione, che speriamo non ci sia ma che potrebbe anche succedere, cosa potremmo fare di meglio secondo le valutazioni degli studenti. E mentre pensavo queste cose, mi sono fatto questa domanda, ma cosa avrebbe fatto Mario in questa pandemia? La scuola italiana ha pensato bene di darsi uno slogan che fin dall'inizio mi è sembrato paradossale, la scuola non si ferma. Questo compariva tutti i giorni sulla televisione come il motto della scuola italiana. Ma com'è possibile che non si fermi la scuola se si è fermato il mondo? Se non si è fermata, di chi è scuola quella scuola? E che mondo rappresenta? Perché cosa voleva dire non fermarsi? Voleva dire andare avanti nel programma. Voleva dire che mentre i bambini e le bambine venivano bombardati nelle loro case dove erano chiusi con i loro genitori e quindi esposti anche alla comunicazione, perché non credo che le famiglie hanno potuto spegnere la televisione in un periodo in cui l'informazione era necessaria o comunque era un'esigenza forte, l'abbiamo vissuta tutti e continuiamo a viverla sperando per esempio che il numero dei morti finalmente comincia a calare per davvero, cioè questo allora i bambini che a casa venivano bombardati in questo modo, a scuola studiavano i dinosauri. A scuola studiavano eh, Napoleone, studiavano la Groenlandia, studiavano quello che toccava secondo il programma scolastico. Mario si sarebbe fermato. Io ero in classe da loro Nell'ultima quarta elementare di quel ciclo di cui ho parlato prima, quando è morto il padre di Giambattista, uno dei suoi alunni, beh, quando è morto il padre di Giambattista, la classe si è fermata. Hanno sospeso quello che stavano facendo. I compagni hanno scritto delle lettere a Giambattista, e quando Giambattista è tornato, il tema della morte del padre è diventato il tema della classe. E credo che nessuno di noi ha il coraggio di dire che quella classe per quella ragione ha perso del tempo. Normalmente, quando io, in questo periodo, per esempio, in più all'estero che in Italia, ma insomma, ho proposto alla scuola di fermarsi, di sospendere i propri programmi, di lasciar perdere i compiti e di assumere. La casa dei bambini, dove, che era il mondo dei bambini e delle bambine, dei ragazzi, eh, come laboratorio scolastico. Lavorare sulle attività domestiche, lavorare sulla casa e chiedere ai genitori di aiutare la scuola come assistenti di laboratorio quasi. E, e naturalmente, quando. Per, perché questo era un modo per aiutare i bambini a. Vivere questa esperienza, a rendersi conto di quello che succedeva e eh, dialogando con la scuola, molto spesso ho avuto come reazione eh, una obiezione da parte di chi mi ascoltava, dicendo: Ma noi non siamo preparati per fare questo. Beh, non ho mai trovato Mario Lodi preparato. I maestri non debbono essere preparati. Certamente non preparati a dare risposte. Dovrebbero essere preparati a formulare domande. Mario chiedeva sempre. Metteva anche a disagio le persone che andavano per conoscerlo perché loro volevano le risposte. E invece Mario era curioso. Allora un maestro deve essere curioso. Non, nessuno chiede ai maestri di aiutare gli alunni a capire cos'è la pandemia se non l'hanno capita neanche gli esperti ma a viverla con loro sì accompagnarli in questo momento con le loro paure con le loro emozioni io credo che ecco allora siamo arrivati alla domanda da cui siamo partiti si può insegnare a fare innovazione didattica Io pongo per, per dire per dare finalmente una risposta, un'altra domanda che spesso mi sono fatto e ho fatto. Si può insegnare la democrazia? La mia risposta alla prima, alla seconda domanda è no. La democrazia si impara vivendola, praticandola. Se la scuola vuole fare educazione civica, faccia partecipare gli studenti alle decisioni della scuola, cioè crei una situazione di democrazia dove attraverso la partecipazione, quella sarà la vera educazione civica. Molto meno importante è lo studio delle leggi, che va anche bene, sarà anche necessario, ma solo in un, se, se sarà garantito la prima parte. E allora si può insegnare a fare innovazioni didattiche? Io credo di no. Però si possono preparare dei buoni maestri. Mario è diventato un buon maestro quando è entrato nella profonda crisi. Ha lasciato la scuola perché ha capito che lui non poteva essere lo strumento della tristezza dei suoi alunni. È entrato in crisi. E dalla crisi è emerso alzandosi, non, non chiedendo agli alunni di tornare al posto, ma andando lui insieme agli alunni a guardare il mondo dalla finestra. E a quel punto non aveva ancora gli strumenti per l'innovazione, ma aveva l'esigenza dell'innovazione, dell perché era in crisi. E allora ha cercato e ha trovato questi maestri strani, e ha trovato le tecniche frené e ha trovato dei compagni di strada. Ecco, questi sono gli elementi fondamentali. Non è un caso che il movimento a cui mi ha accompagnato Mario Lodi e cui, di cui faccio parte, di cui lui è stato uno dei rappresentanti più importanti del, di questa storia recente, si chiama cooperazione educativa. Il problema è che noi dobbiamo preparare degli studenti per un futuro che non conosciamo. Dice Don Milani nella sua lettera ai giudici, la scuola è fuori dal vostro ordinamento giuridico. Il ragazzo, da un lato, è nostro inferiore perché deve obbedirci, e dall'altro è nostro superiore perché decreterà domani leggi migliori delle nostre. E allora il maestro deve essere, per quanto può, profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso. Io credo che nessuno può permettersi di dare suggerimenti a un ragazzo o una ragazza dicendo è meglio che tu per il tuo futuro ti prepari a essere qualsiasi cosa venga in mente. Fino a qualche anno fa dicevano se fai l'informatica sicuramente nessuno immaginava che avremmo avuto tanto bisogno di medici e infermieri. E di cosa avrà bisogno il mondo quando questi bambini e queste bambine saranno adulti non lo sa nessuno. Per cui è un abuso quello di orientarli. L'unica strada corretta è quella che si orientino, e cioè che scoprano cosa hanno dentro e lo sviluppino fino al massimo delle loro potenzialità. Perché solo in questo modo avremo del, delle persone contente perché si sentono realizzate, sono pronte per essere felici e credo che questa sia la migliore condizione per essere dei buoni cittadini. Cioè questa, io credo sinceramente, che sia la condizione con la quale un bambino di oggi si prepara a essere un ragazzo, un giovane di domani, capace di portare il suo contributo per fare un mondo migliore di quello che gli lasciamo noi. Grazie. Bene, grazie, grazie Francesco Tonucci per questo intervento davvero molto appassionato come tanti altri interventi eh, fatti nel passato, insomma, ma ho molto, molto apprezzato davvero anche il richiamo a Mario Lodi e all'esperienza di Mario Lodi, perché partendo forse proprio da questa figura e da come è diventato maestro si può davvero al meglio rispondere anche a quelle che sono no, le esigenze in qualche modo dei eh, tanti studenti che ci stanno seguendo oggi. Studenti i quali tra l'altro ehm, comincio a guardare con un certo interesse perché eh, adesso è il loro momento, nel senso che noi abbiamo eh, proposto questo, questo intervento così, così stimolante, insomma, e ci sono tutta una serie di... Ehm, Credo di, come posso dire, di addentellati ai quali ci possiamo, eh, ai quali possiamo guardare, ai quali possiamo cercare di legarci per andare ancora più in profondità delle tante questioni che sono, eh, che sono emerse. E eh, mi piace eh, cominciare proprio da un intervento che è quello che ha fatto eh, Giada De Gregorio in chat mentre eh, Francesco Tonucci stava. Eh, parlando eh, e eh, che poneva una domanda a Francesco. Io credo che poi Francesco in realtà andando avanti con il suo eh, discorso abbia in qualche modo eh, davvero anche già in parte risposto a questo intervento. Però ecco, già da De Gregorio eh, chiedeva e pongo quindi eh, anche questa sollecitazione al professor Tonucci, ecco chiedeva eh, ma il problema profondo della scuola eh, che sta citando il nostro relatore, legato quindi alla scuola che propone pochi linguaggi, potrebbe essere legato a un disallineamento tra la legislazione scolastica e le necessità, i bisogni formativi della società di oggi? Ecco, questa è una domanda eh, che eh, già da De Gregorio fa e che ritengo davvero possa essere anche una... Eh, come posso dire una sollecitazione importante, no? cioè Francesco eh, Tonucci, eh, il fatto che manchino sostanzialmente l'arte, il disegno, le molteplici forme espressive che tu giustamente dicevi vanno calando in qualche modo tanto quanto vanno avanti gli ordini scolastici, può essere legato a una, eh, diciamo così, appunto, deficit di questi bisogni formativi all'interno della società di oggi? C'è bisogno di queste discipline? Abbiamo bisogno che vengano insegnate, che vengano praticate? Ecco, ti pongo questo, questo quesito e chiedo anche alla studentessa, laddove eh, volesse eventualmente intervenire anche all'interno del dibattito, eh, in, eh, oltre che in chat, eh, in eh, presenza, quindi diciamo così facendosi vedere e dialogando con il nostro relatore, di alzare la mano in modo che poi la regia la possa abilitare la possiamo anche vedere. Ecco Francesco, una prima, un primo quesito quindi. Francesco sei silenziato? Giustamente? È che non credo di avermi silenziato da solo, ma insomma, di fatto ero silenziato. Sì. Dunque, intanto bisognerebbe capire che è difficile, lo dicevo credo prima, pensare che la società che andiamo a preparare per il futuro sia correttamente tagliata sulle competenze linguistiche e matematiche. Perché non è vero? Perché la nostra società ha bisogno di una serie di. Il problema è che molte delle competenze eh, che nella società sono necessarie sorgono e, e sopravvivono nonostante la scuola. Eh, io spesso ho raccontato un aneddoto che avevo letto su un giornale, è eh, molto breve, di un bambino di una decina d'anni che percorre una strada eh, tedesca e incontra un signore che sta vicino all'automobile ferma chiede cosa è successo e il signore gli dice non lo so non cammina e il bambino gli dice la posso guardare e dico guarda la guarda apre il cofano smanetta un po' dice provi un po' e la macchina parte il signore rimane sconcertato gli dice ma ti ringrazio gli dà una mancia gli dice però scusa è metà mattinata, tu cosa fai qui per strada? E lui dice, sì, ha ragione, signore, io stavo a scuola, ma siccome eh, stiamo aspettando l'ispettore e io sono il più somaro della classe, il maestro mi ha chiesto di andare a casa. Il signore della macchina era l'ispettore. Allora, immagino che questa sia la ragione per cui un giornalista ha pensato di pubblicare questa come una notizia buffa, insomma, divertente o comunque ridicola. Io la cito sempre come una notizia drammatica. Cioè, un bambino di dieci anni che sa aggiustare un motore in pochi minuti, la scuola può considerarlo il somaro della classe. Ecco questo. Allora, io cosa mi aspetto da una scuola? Che quel bambino venga riconosciuto come un genio, come un grande meccanico e possa diventare domani un meccanico colto. E invece uno che diventa un grande meccanico, quasi sempre uno che non legge libri, perché dalla scuola è stato cacciato. Cioè, quindi quando noi, quando pensiamo a questa, a questa scuola che perde i linguaggi, dobbiamo pensare a una scuola che perde alunni. Perché ogni linguaggio perso si porta dietro tutti quelli che avevano quel linguaggio come giocattolo preferito. Allora, noi abbiamo di fronte questa spada di Damocle che io, da quando l'ho saputo, mi, mi, ha, mi ha tolto il sonno: che in Italia, noi abbiamo più del 90% degli appartenenti alle cosche mafiose che non hanno compiuto la scuola dell'obbligo. Allora, tutte le volte che la scuola perde qualcuno, si assume una responsabilità civile enorme. Allora, la scuola non può perdere nessuno, ma come fa a non perdere nessuno? Nessuno chiede alla scuola di chiudere gli occhi, N nessuno chiede il sei politico, non ce ne frega niente. Noi vogliamo che sappia la scuola quello che diceva Mario, sappia promuovere tutti, promuovere in tutti i significati di questa, non soltanto di passare l'anno, ma far crescere far crescere tutti, ma per far crescere tutti bisogna che ciascuno possa crescere nel suo, non tutti in tutto, perché questo un, non esiste, è una follia. Per cui il problema è proprio il parametro, cioè assumere un parametro stretto, tipo lingua e matematica. Adesso io parlo sempre di lingua e matematica, so benissimo che non sono le uniche discipline, però che qualcuno mi dimostri che non sono quelle vincenti, cioè che io sappia con ancora adesso ancora adesso era così nella scuola di 80 anni fa che ho fatto io ma è così anche la scuola di mia nipote che finisce la scuola media quest'anno e cioè se tu hai delle buone rendimenti dei buoni rendimenti in lingua matematica non avrai problemi scolastici e se avrai problemi in quelle materie avrai dei problemi scolastici comunque per cui eh, è una grande responsabilità questa. E d'altra parte, la scuola, non so se, se è consapevole che c'è un articolo 13 della Convenzione dei diritti del bambino che parla del diritto alla libertà di espressione e dice esplicitamente che i bambini possono scegliere le modalità di di esprimersi fra i linguaggi sia di tipo espressivo sia di tipo o di altri a scelta del, del bambino. Eh, queste, ripeto, sono, sono leggi. Allora, quando mi si dice, dice, ma noi abbiamo vincoli, come mi pare che dicesse, c'è una legislazione scolastica, beh, la legislazione scolastica è quella che io ho affermato. C'è forse una, una legislazione scolastica che è più importante della Costituzione? C'è una legislazione classica che può negare quello che c'è scritto nella Convenzione dei diritti? No. Io temo che ci sia una scuola illegale, che è la scuola tradizionale cosiddetta, cioè non tradizionale nel senso che Bacuccona, eccetera, no, perché continua a essere quella che è sempre stata. La scuola legale, cioè quella scritta anche nei regolamenti scolastici, è omogenea con quello che io ho letto, non ho dubbi. E quindi bisogna stare molto attenti quando si, appunto, si dice: Ma noi siamo, io credo che non ci sia nessun ispettore scolastico, nessun direttore didattico che è capace di contestare a un maestro che insegna come Mario Lodi, e lui non l'ha mai avuto. C'erano dei problemi con la polizia, ma questo è un altro discorso, perché eravamo in un periodo di, di conflitti ideologici molto forti, ma, ma lui non è mai stato contestato per come faceva scuola. Sì, e credo che non ci sia a tutt'oggi nessun, nessun bravo maestro corre questo rischio. Francesco, intervengo per, perché leggendo il quesito di Giada De Gregorio, che tra l'altro è una mia studentessa, sentendo anche la tua, la tua risposta, mi è venuto in mente un um, discorso fatto da Jack Ma, che tu mi dirai, ma è un pedagogista, non lo conosco. No, Jack Ma è un imprenditore, un imprenditore cinese. Eh, molto famoso per aver, eh, diciamo così, messo in piedi dal niente, nel giro di pochissimo tempo, ehm, Alibaba, che è una delle realtà imprenditoriali più eh, attive del, del, del mondo appunto in questa, in questa fase soprattutto. Eh, e ehm, sostanzialmente questo imprenditore, eh, interrogato nell'ambito degli incontri internazionali che si tengono ogni anno a Davos, Ah, eh, sulla scuola e sul senso della scuola del futuro, di do quale doveva essere secondo lui perlomeno l'educazione da eh, diciamo così eh, da impartire ai bambini guardando al loro futuro e guardando al futuro dell'umanità, lui devo dire lasciando tutti di stucco, perché tutti si aspettavano sostanzialmente che lui eh, puntasse e eh, diciamo così indicasse la strada di investire. Sulla robotica, sul digitale, su tutta una serie di discipline che eh, diciamo così portavano verso appunto l'applicazione delle scienze dure no? nell'ambito eh, nell appunto delle nuove eh, tecnologie. Mentre invece lui ha lasciato tutti di stucco e ha detto: beh, guardate, io se vedo, se penso alla pubblica istruzione, all'educazione nei prossimi 20-30 anni, eh, consiglierei ai governanti di aumentare ampiamente. Eh, le ore dedicate all'arte, le ore dedicate alla letteratura, le ore dedicate al teatro, le ore dedicate alla musica, le ore dedicate sostanzialmente a tutto quello che consente, questa è stata la sua spiegazione, all'uomo di sentirsi uomo e di distinguersi dalla macchina. Cioè lui dice sostanzialmente la teoria, la riassumo qui brevemente, ma se volete ho controllato e su YouTube si trova in maniera molto semplice l'intervento, tra l'altro sottotitolato in italiano, del nostro imprenditore Adavos, il quale sostanzialmente diceva, vedete in un futuro dominato sempre di più dalle macchine e dai processi di automazione produttiva sempre più complessi, L'unica cosa che noi possiamo insegnare agli uomini è sostanzialmente di mantenere talmente elevato il proprio livello di creatività e di espressione spontanea, eh, da essere ancora in grado di competere con le macchine, perché le macchine avranno una capacità di calcolo tale che sostanzialmente saranno in grado di sopravanzare prima o poi l'uomo nella sua capacità di risolvere i problemi. Ok? Problemi che l'uomo ha sempre risolto e che poi ha insegnato le macchine a risolvere. Questa cosa, devo dire, Francesco Tonucci, mi ha veramente stupito e mi è venuto in mente quello che Mario Lodi scriveva. Tu prima lo citavi, cioè, lui diceva: la scuola deve educare all'umanità. Sentire dire da un imprenditore cinese, eh, davvero all'avanguardia, se ci pensiamo, molto anche no? Eh, imprenditorialmente competitivo a livello globale. Eh, prefigurare un futuro di quel tipo e dire che la scuola deve andare nella stessa direzione indicata da Mario Lodi 60 anni prima quando diceva che la scuola deve educare all'umanità. Beh, Jack Ma che cosa ha detto? Che educando all'umanità faremo il bene sostanzialmente della nostra specie nei confronti, diciamo così, nel momento in cui entreremo in una competizione sempre più serrata con questi strumenti. Eh, di eh, automazione produttiva che rischiano e sembra di vedere un futuro alla blade runner, ma d'altronde sono sempre di più gli studiosi che non sono futurologi, ma sono studiosi degli andamenti e delle fluttuazioni sociali e, e, ed economiche che ci dicono che questo è il futuro ormai imminente. Ecco, su questo, Francesco, scusami, mi, mi alterno, vedo che ci sono anche altri studenti che, ma io mh, ho ritenuto diciamo così di doverti porre questa questione che credo andasse in qualche modo a integrare quella che aveva posto la de Gregorio ecco ti senti di commentare questa non ho alcun dubbio che sia così cioè io credo che, che le macchine passeranno avanti in tante capacità e competenze lo fanno già adesso insomma cioè riescono a risolvere eh, problemi che, che ci hanno impegnato per tempi lunghissimi in pochi secondi ma non potranno eh, batterci nella creatività nella invenzione e, e credo che la scuola dovrebbe essere il posto dove queste cose si privilegino proprio perché ciascuno possa realizzare il suo possa realizzarsi possa realizzarsi è tutto il tema per esempio dell'orientamento si, si può leggere in questi due modi o orientare nel io ricordo che anni fa la confindustria ha dato dei suggerimenti a famiglie e scuola per perché orientassero gli studenti verso alcuni settori che tiravano beh secondo me questo è un abuso inaccettabile cioè nessuno ha il diritto di dire a uno rinuncia a essere quello che vorresti essere perché quest'altra cosa che ti dico io tirerà nel futuro avrai la possibilità di lavorare perché intanto non lo sa nessuno non lo sa nessuno e comunque se una persona rinuncia a essere se stesso per essere quell'altra cosa sarà un mediocre e i mediocri non troveranno lavoro e saranno tristi per tutta la vita e quindi e, e, che, che insomma non, non, non funziona io credo che sia che parliamo con un genitore io credo che i genitori Ce l'abbiano molto tu, tu Francesco dici dobbiamo partire dalla persona, dal capire che abbiamo di fronte in sostanza. Ecco, cioè non ci sono ricette preconfezionate che vanno ancora valgono... di più aiutare lui a capire chi è e dargli gli strumenti per realizzare quello che ha in potenza. Perché se Quindi... noi lo convinciamo di rinunciare a quello per fare qualcos'altro che guadagna di più, magari, lui sarà una persona prova Quasi sicuramente scontenta perché ha dovuto rinunciare a qualcosa a cui teneva, non, realizza, non, non diventerà una persona competente perché appunto è difficile diventare competente in qualcosa che non ti piace, cioè, noi possiamo diventare i migliori solo in, nel, nella cosa che ci piace di più. Eh sì ed essere realmente competitivi forse anche contro queste macchine che rischiano in sostanza di eh, invadere il nostro mondo e fregarci il lavoro, come devo dire, in parte se ci pensiamo eh, già abbiamo avuto modo di riscontrare nelle nostre vite durante proprio questo lockdown. Francesco, senti, hai stimolato già moltissime domande, logicamente i, i ragazzi le stanno mandando in chat. Io però li invito se vogliono, perché alcune sono anche molto complesse, ehm, a intervenire a portele di persona, perché mi piacerebbe anche vedere l'interazione di loro con, con te. Per semplificandole. Sì, io ti leggo quella di Fusco, che è la prima, eh, e poi chiedo a Carbonetti se vuole alzare la mano in modo che i tecnici Carbonetti, ma poi c'è anche Navarra e ehm, Navarra che ha fatto due interventi che potrebbero intervenire. Se alzate la mano, eh, i nostri tecnici eh, della regia vi possono abilitare per porre direttamente la questione a Francesco Tunucci, avendo la possibilità anche di interagire con lui. Ecco, Clara Fusco, partiamo da lei, eh, dice, Molteplici studi ormai dimostrano come le materie cosiddette secondarie, artistiche ed espressive in generale, ma non solo, mettano in campo e attivino tutta una serie di abilità e apprendimenti fondamentali sia per lo studio di altre materie sia nella vita professionale e personale futura. Mi riferisco ad esempio al senso di osservazione e di interpretazione della realtà, alla riflessività e alla capacità, Francesco, di introspezione. Al riconoscimento e l'espressione delle proprie emozioni una delle competenze di base tra l'altro no? a cui puntiamo anche ma anche a competenze più solide come misurazioni rapporti analisi comparative e, ed ecco la domanda perché ancora oggi si fa così fatica ad accettare virgolettato una tale evidenza il problema allora provo a rispondere dunque quando io prima parlavo dell'articolo 29, parlavo delle, eh, dello sviluppo delle attitudini, delle capacità e credo che tutti hanno pensato alle intelligenze multiple di Garner, all'elemento di eh, Ken Robinson. Cioè, voglio dire, nel mondo che studia questi problemi non ci sono molti dubbi che questa è la strada. Allora, il problema è... No, adesso sto, sto perdendomi. Aiutami. No, no, la questione era appunto no, perché facciamo fatica ad accettare l'evidenza di come in realtà questi, queste attività formative su queste particolari competenze nostre, tu dicevi quelle artistiche, lei ne ha aggiunte anche altre, non faccia co ancora così fatica ad essere accettata all'interno del mondo eh, della scuola. Perché lei, lei ah, giustamente... Sì, 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 scusa, scusa. No, no, sono... lei riportava evidenze scientifiche proprio eh, che ormai sono, tu citavi Garner, ma insomma eh, anche più recentemente ci sono stati molti altri studiosi in psicopedagogia che si sono concentrati anche su queste... Ecco, quindi ti ho aiutato a riprendere. Sì, sì, sì no, no, scusatemi. È che all'età mia succede specialmente. È che il problema è che uno studente passa quattro anni, cinque anni all'università. Prima non c'erano neanche questi anni di università, perché noi facevamo quattro anni dai 14 ai 18 anni. Allora, il problema vero è che eh, uno quello che dicevo prima, che tutti possono diventare maestri. Allora, la prima cosa che si dovrebbe modificare è che ci deve essere una qualche forma di selezione o di autoselezione, cioè dobbiamo creare una situazione nella quale chi si iscrive alle eh, discipline di insegnamento debba verificare, debba confrontarsi o debba essere valutato da persone competenti che gli possono dire guarda mi dispiace ma non è per te, ti aiuto, andiamo a cercare una cosa più vicina alle tue competenze. Uno che si iscrive a medicina se sviene in, camera, in sala operatoria durante un'esercitazione comincia a capire che forse non è la strada sua. Ma la scuola no, perché tutti siamo stati a scuola, tutti siamo stati alunni, per cui la scuola non, non, non presenta delle difficoltà oggettive. Per cui c'è questo primo problema, cioè che al, alle, alle, ai corsi di formazione per la docenza arriva di tutto. La seconda è che è una eh, professione, è una situazione sociale di basso livello poco valutata culturalmente, purtroppo, e ovviamente poco valutata economicamente. Sì, questo, questo... Francesco, mi, mi permetto di intervenire per dirti questo, questo è particolarmente vero a livello, diciamo così, no, ehm, storico, perché il lavoro del maestro è sempre stato un lavoro sottopagato e sottovalutato a livello sociale, spesso la percezione sociale del maestro è stata, diciamo così, eh, sempre ehm, molto eh, sottostimata rispetto poi a quella missione sociale, civile, eh, di cui il maestro veniva investito dal sistema della pubblica istruzione. Relativamente al tema della selezione, ti dico, attualmente noi ehm, facciamo selezione dei nostri studenti anche se io credo che tu faccia riferimento, cioè facciamo una selezione di carattere culturale. Nel senso che noi facciamo una selezione basata su un all'inizio perlomeno del percorso universitario su un test d'ingresso, che è un test attitudinale, che verifica le competenze di partenza dello studente sulla base, diciamo così, eh, di eh, tutta una serie di eh, elementi che poi faranno parte della sua formazione, okay? eh, branche del sapere che poi faranno parte della sua formazione. Io credo che tu facessi riferimento, però, se ho capito bene il tuo discorso, più che a questo ad una. Eh, come posso dire, a una predisposizione non solo attitudinale, non solo alle competenze culturali, ma anche veramente a una ehm, predisposizione umana. Non saprei come altro definirlo. Beh, Ho capito bene. Sì, pensa che per esempio in Finlandia, dove questa cosa, credo sia uno dei pochi paesi dove c'è attenzione a questa fase introduttiva, gli studenti intanto hanno molte esperienze pratiche con bambini sia in situazioni scolastiche che in situazioni di tempo libero, proprio fin dal primo anno di università. E sono seguiti da, eh, da tutori che osservano come si comportano e nel caso che riconoscano che non hanno comportamenti adeguati, eh, probabilmente li correggeranno per una parte e li convinceranno invece a cambiare strada. Dopodiché, fatto questa parte che secondo me è molto importante, se poi c'è un riconoscimento anche economico come c'è per esempio in questo paese che ho citato, che gli insegnanti vengono valutati più di altre professioni pubbliche, per esempio cadrebbe quasi sicuramente. Il fatto della femminilizzazione dell'insegnamento, che anche questo è un problema, non è un privilegio, non è una, un privilegio per le donne, è, al contrario, è un considerare questa professione meno. Se dopo questo modo di entrare, gli studenti continuano a vivere la formazione ascoltando professori che danno lezione in aule seduti. Per ore prendendo appunti perché all'esame dovranno ripetere quello che il professore ha detto, il giorno che si troveranno per la prima volta davanti a una classe, che sarà la loro classe, con questi bambini che li guardano e si faranno la domanda drammatica: Adesso cosa faccio?. Il, mio il pensiero che spesso mi è venuto è che in quel momento fanno una rapida rassegna di tutto quello che è successo all'università e temo che non trovino nulla che gli serve in quel momento, che è un momento fondamentale perché è il loro inizio dell'esperienza e quello che gli funzionerà, temo che sarà quello che faceva il loro maestro o la loro maestra quando avevano loro sei anni. E allora questo cosa vuol dire? Vuol dire una serie che sono di un... sovrastrutture mentali che rischiano di andare in qualche modo ad incidere, eh, però per esempio... Questo vuol dire adesso... tornare indietro ogni certo, volta che... Certo, perché logicamente queste sovrastrutture mentali molto spesso poi anche a livello inconscio continuano in qualche modo a governare il modo stesso di interpretare l'insegnamento. Sì, quando io dico che la scuola che sta facendo mia nipote è troppo simile... Alla scuola che ho fatto io, certo. certo. E, e in mezzo a in mezzo, tutta la normativa scolastica è cambiata profondamente, ma molte volte. E allora il problema non è più quello di chiedere una legislazione più aggiornata. Il problema è di dare strumenti, ma strumenti che uno costruisce, non che qualcuno glieli dà. Perché se tu me li dai, probabilmente io non so utilizzarli. Come mi capita, devo, dire, devo dire la verità. Nel corso degli ultimi anni, e devo dire anche grazie al progetto di eccellenza all'interno del quale stiamo eh, proponendo questo eh, incontro oggi e poi gli incontri di tutta la settimana, eh, stiamo proprio cercando di andare incontro a questa esigenza anche andando a realizzare degli spazi nuovi, conformati diversamente rispetto. A quelli di cui disponiamo in questo momento all'interno del nostro dipartimento, anche per andare a incentivare ancora di più, tutte quei, eh, diciamo così, eh, le attività formative e laboratoriali che sono già alla base, in larghissima parte, della nostra offerta formativa. Cioè, devo dire questo: che, al di là del fatto che poi eh, il tirocinio, eh, devo dire, tu, per l'esempio, finlandese, dicevi anche fuori dalla scuola, noi mh, diciamo così, i nostri ragazzi vanno a scuola e vedono cosa succede a scuola e hanno la possibilità di interagire con i bambini in quel contesto, ma ci sono anche molte possibilità di eh, laboratoriali che vogliamo anzi far crescere sempre di più nel corso del tempo perché insieme alle conoscenze teoriche di base che siamo in grado di trasferire ai ragazzi, ci sia anche la possibilità insomma, di eh, davvero migliorare sempre di più la loro capacità poi di, ehm, come posso dire, di sperimentare di imparare facendo pratica su tutta una serie di cose. E su questo, su questo punto, Francesco, mi permetto, dato che ho visto che non è intervenuta ehm, la studentessa, di leggerti un'altra domanda, perché secondo me va proprio nella direzione che stavamo dicendo, perché me la stavo leggiucchiando mentre tu stavi parlando e Roberta Carbonetti dice in chat, si, mi permetto di osservare, fa un po' il, il come posso dire... Ehm, si lega Francesco alla domanda precedente, no? quella della Fusco. Pienamente d'accordo su quest'ultimo punto, ossia maggior numero di linguaggi anche a scelta degli studenti e mi permetto di osservare, tra parentesi, da insegnante barra studente, quindi vedi già questo livello no, di consapevolezza dei nostri studenti, che sarebbe giusto applicare questo principio. E anche forse ancora di più, tra parentesi, a livello universitario, dice Carbonetti. Tutto ciò che ci viene consentito per personalizzare il nostro percorso formativo si riduce ad una eh, rosa di opzioni interessanti, ma ristrette, una percentuale infinitesimale del nostro percorso, perché ognuno di noi ha inclinazioni di interessi differenti. Forse un giorno non potremo insegnare a fare innovazione. Ma potremo sperare di trasmettere la passione per il nostro lavoro. Per farlo, credo che il nostro percorso formativo dovrebbe essere un autentico ritratto. Ecco, credo, Francesco, che questo intervento Grazie. della nostra studentessa sia interessante. Io ringrazio molto Roberta per questa domanda, perché mi permette di, di completare un discorso che ho accennato, ma non volendo essere troppo lungo. Io ho fatto questa critica all'aula. Come posto dove si sta troppo tempo, seduti a fare di tutto. Allora, però non ho detto qual è la, la proposta alternativa. Che io ho fatto anche operativamente, io sto seguendo alcune scuole spagnole, per esempio, piccole scuole che stanno sperimentando questa idea, e cioè che la scuola rinunci all'aula e sia una scuola di laboratori. Ripeto, non aule e laboratori ma una scuola di laboratori. Il che vuol dire che tutti gli spazi della scuola, corridoi, ingressi, pensate anche al problema della pandemia, della distanza, cioè la scuola utilizza pochissimo spazio di quello che ha disponibile e sono spazi ripetuti, cioè sono spazi modulari che si ripetono, è un ambiente innaturale. L'ambiente naturale, se perde diversità, muore. Allora, la scuola è un ambiente innaturale. Pensate, per esempio, alla differenza fra una casa e la scuola. Nella casa tutti gli ambienti sono fortemente caratterizzati e noi passiamo da un ambiente all'altro per fare cose diverse. Uno dice, beh, bella scoperta. No, bella scoperta. Pensate alla scuola. Alla scuola per fare cose diverse si sta sempre nello stesso posto. Allora, come della, si può immaginare... Il tema della riconfigurazione degli ambienti c'è un grande dibattito a livello internazionale, tra l'altro ci sono anche degli esempi ehm, in Europa davvero di grandi ehm, riflessioni che vengono fatte proprio eh, sul tema appunto della, di come ripensare gli spazi, come rendere gli spazi più abitabili da parte dei bambini, che è un tema, Francesco, che so che a te è molto chiaro proprio... Anche in ragione del, del grande sforzo che stai compiendo con il progetto internazionale città dei bambini. Eh, Francesco, ti chiedo solo eh, di mi, ho visto eh, che la regia ha colto ehm, la disponibilità dei nostri studenti a un faccia a faccia. Quindi eh, chiamo Carbonetti, se vuole eh, poi intervenire. Sì, chiedo sì, alla sì, regia di volevo... perché possa parlare, e poi ci sono anche Fusco e Navarra che vedo. Prenotate, quindi. Devo soltanto chiudere questo discorso che dicevo. Sì, che tu... posti diversi, quindi posti diversi per fare cose diverse, per cui immaginare che l'esperienza della scuola sia un viaggio e non sia una permanenza, non sia uno stare fermi, ma sia un, un percorso che si fa entrando e uscendo da posti diversi dove si fanno cose diverse. Questo, secondo me, aiuterebbe molto, specialmente i più deboli perché anche l'ambiente ricco e stimolante aiuta a cambiare set, a cambiare... Questa stessa logica ci dovrebbe essere all'università. Eh certo, cioè, certo. È, di è difficile immaginare che ci siano persone che nascono in una scuola seduta, ascoltando solo dei professori, prendendo appunti per ripetere quello che dicono, che poi nella loro esperienza scolastica siano degli innovatori anche se l'insegnamento che hanno ricevuto è innovativo. Non Bene, so Francesco, se... guarda, vedo la studentessa Prego, Roberta, prego, prego scusa. Scusi, scusi. Per intervenire, vi lascio quindi la parola, può mh, sicuramente porre delle altre questioni al nostro relatore. Venga, Roberta. Buonasera, professore. Buonasera, grazie innanzitutto per il suo intervento che è stato stimolante dal punto di vista intellettuale, ma devo dire che mi ha anche molto coinvolto emotivamente soprattutto quando raccontava di Mario Lodi. Eh, questo io, su questo riflettevo mentre lei parlava. Cioè, siamo qui per parlare di innovazione, no? E penso che l'università sia forse il luogo d'elezione per porre le basi dell'innovazione, che come diceva lei è un processo, non un prodotto, è qualcosa quindi di difficile da trasmettere. Eh, è un'utopia pensare di insegnare l'innovazione, però potremmo, potremmo porre delle basi. Ecco, quindi credo che a livello universitario innanzitutto, ed è questo che sottolineo, perché io molte volte eh, questa caratteristica dell'università italiana me la sono sentita stretta. Stretta, eh, ho poi verificato nel mio percorso professionale e personale che a livello dottorale c'è un'evoluzione, quindi quando ho svolto il mio dottorato di ricerca finalmente ho potuto dare una piega fortemente personale alla mia formazione, però durante gli studi universitari, soprattutto in una facoltà come Scienze della formazione primaria, ma in generale credo che sia così per tutti. Io come studente chiedo la possibilità di eh, personalizzare, di dare la mia impronta, il mio aspetto al mio curriculum, al mio percorso di studi. Quindi non soltanto ehm, per quel che riguarda le attività laboratoriali o noi siamo studenti fortunati a Scienze della formazione pri primaria perché essendo un corso di studi abilitante abbiamo molte ore di tirocinio e questo significa poter dare un'impronta, poter rubare il mestiere con gli occhi, poter andare sul campo, però anche a livello di eh, piano di studi. È assurdo pensare che, eh, che a livello universitario si possa essere studenti standardizzati. Io, per esempio, eh, sento di poter eh, essere uno studente e forse un giorno un insegnante brillante. Non in tutti gli ambiti disciplinari, perché quello che mi caratterizza sono la letteratura e la storia. Quindi, io vorrei al mio curriculum dare quell'impronta e poi poterla. Trasmettere ai miei alunni un giorno perché, come diceva lei, eh, se, si è, eh, se si ama, se si ha passione per quel che si fa, non solo non si fatica, ma si è felici e questo poi lo si trasmette. E io, ai miei bambini, quando lavoro con i bambini, voglio trasmettere questo: l'amore per quello che faccio. Ed ecco lì che anche il bambino più fragile, quello che ha maggiore difficoltà, tira fuori il suo di talento. Che io magari non mi aspettavo minimamente, però per far questo io vorrei avere un percorso di studi più somigliante a me. E questo l'università italiana chiaramente non è un problema del nostro Ateneo, eh. è, un, è una problematica ex ante. Questo l'università italiana non lo consente, eh, ci è consentito solo nel momento in cui approdiamo alla ricerca, al dottorato, al postdoc e via dicendo. Non lo trovo giusto soprattutto per gli studi che conducono ad alcune professioni come questo, scienze della formazione primaria. Non so cosa le pensa lei in proposito. Una, un problema eh, cruciale. Eh, quando eh, ci ha lasciato Mario Lodi, naturalmente noi che eravamo vicini ai suoi amici. Siamo stati coinvolti in molti momenti che continuano anche adesso, anche grazie al centenario che si sta avvicinando e quindi ci ha impegnato, eccetera. Allora io ho avuto l'occasione e l'opportunità di rileggere cose sue e poi ho letto anche altre cose di altri maestri che erano stati, che in parte avevo conosciuto, in parte avevo apprezzato, come Milani, come Zavalloni, come... Manzi come Lorenzoni che invece fortunatamente è con noi e ci aiuta eccetera e ho fatto una grande scoperta che credo entri in quello che lei sta dicendo che sono uno profondamente diverso dall'altro non si assomigliano in niente uno è più legato all'astronomia eh, un altro è più legato all'arte un altro alla letteratura un altro alle scienze, cioè sono i maestri, i bravi maestri sono diversi e ciascuno riesce a essere maestro, non rinunciando alla sua personalità. I maestri normali, diciamo, sono tutti uguali. Allora, quando uno pensa che ci debba essere un modello, una matrice per costruire i maestri, è già... Fuori, fuori ambito, cioè sta sbagliando perché finiremo per avere persone che sono uguali perché si riferiscono a modelli standard che, che non sono niente perché non corrispondono né alle leggi né ai programmi, né. sono la tradizione scolastica, quella che mi permette di dire che la scuola di mia nipote è quasi uguale alla mia, che è una follia ovviamente, sono passati quasi 80 anni è cambiato tutto il mondo da tutte le parti da tutti i punti di vista si è, si è mantenuto così e, e, e devo dire che fra le caratteristiche ci sono quelle che lei ricordava i maestri eh, vivono un'esperienza molto strana molto dico i maestri la maggioranza dei maestri perché invece i buoni maestri ci sono ma non sono tutti e non sono la maggioranza ma i maestri spesso sono una categoria che ha un alto livello di eh, sofferenza professionale, cioè è una delle professioni che ha più, eh, come si dice, no, eh, insomma, che si ammalano di più, eh, sia fisicamente che psichicamente. E questo è paradossale, cioè persone che lavorano con i bambini, con i ragazzi, hanno questo, questa fragilità professionale. So, quindi sono scontenti, si ammalano, quindi si assentano molto perché si ammalano, hanno, degli, hanno dei conflitti con le famiglie e hanno degli studenti che non vedono l'ora che arrivi il sabato. I bravi maestri, per come li ho conosciuti io, sono contenti, non perdono un giorno di scuola, per, anche perché non si ammalano mai. Adesso non si mai, adesso non è una garanzia che posso dare con sicurezza. Ma insomma, io ho trovato Marelodi Era uno che non perdeva un giorno di scuola, anche quando negli ultimi periodi era molto richiesto perché molto conosciuto. Lui si muoveva il sabato pomeriggio e dava conferenze la sabato sera, se poteva arrivare, o la domenica, o nei giorni, nei periodi di vacanze. Quindi stanno bene, sono contenti, hanno un buon rapporto con le famiglie, perché ovviamente una famiglia che trova un buon maestro si sente fortunata, e hanno degli stranissimi alunni che non vedono l'ora che torni lunedì. Intervengo perché eh, c'è un'altra studentessa che si è prenotata e che è già qui con noi, che è Clara Fusco, e ha la possibilità di porre anche lei una domanda al nostro relatore. Allora, intanto grazie davvero per questi interventi che sono estremamente interessanti e, e davvero fanno riflettere molto, sono veramente molto degli, degli spunti notevoli. Allora, io avevo, eh, avevo posto la domanda prima e sentendo adesso parlare il professor Tonucci in questo ultimo intervento, mi viene da dire che un'altra delle caratteristiche che si ritrovano in quello che dice, sia in lodi ma anche in malaguzzi, penso anche alla Zoeveri, è il fatto di collaborare insieme, di avere un corpus di colleghi che, che, che possano fare forse la differenza anche. E quindi mi chiedo... Eh, se nella nostre, nelle nostre università, se nei nostri, io sono dell'Università di Bologna, però se nei nostri atenei non fosse il caso anche di cominciare a pensare proprio a livello di formazione dei futuri insegnanti un, un capitolo proprio di, di laboratori, attività concrete per creare proprio un'attitudine, una capacità di sviluppo di questo senso di collaborazione e di cooperazione, come era, credo, agli albori anche nel pensiero di, di, di molti di questi grandi maestri. Ecco, intanto volevo davvero ringraziarvi per questo, per questa, eh, per questo incontro. Era nelle, nelle corde di questi maestri, era nella loro necessità, cioè era un problema di sopravvivenza. Eh, Temo che se Mario non avesse trovato il movimento alla fine avrebbe rinunciato perché, perché, perché non era contento di se stesso. Cioè, quando mi avete posto la domanda se si può insegnare l'innovazione io ho pensato subito noi dobbiamo formare degli, degli insegnanti che abbiano bisogno di innovare. Quello sì, su quello possiamo lavorare. Poi l'innovazione se la devono cercare loro. Allora il problema... Questi primi, questi primi maestri eh, erano isolati, devo dire, e questo è un aspetto che andrebbe approfondito, Mario è rimasto isolato per tutta la vita, cioè lui non ha mai collaborato con i suoi colleghi, quindi ha vissuto in un certo isolamento nella sua scuola del VO, dove io sono andato a trovarlo, ma per questo aveva bisogno di avere dei collegamenti. E quindi la cooperazione educativa era proprio di un movimento di persone inquiete che avevano bisogno di confrontarsi e viaggiavano i fine settimana. Li passavano tra viaggiare e incontrarsi in un posto, anche facendo distanze notevoli. Quella volta, fra l'altro, si viaggiava non comodamente come adesso, e andavano a incontrarsi non per ascoltare degli esperti. Ma per confrontare quello che stavano facendo, andavano in giro con le borse piene dei quaderni dei, dei bambini, dei disegni dei bambini, dei giornalini che facevano con la tipografia a scuola, con il ciclostile o con il l'imografo, e passavano le loro domeniche a confrontare queste cose. Allora, questo, per esempio, è un atteggiamento che bisognerebbe passare nella formazione. Cioè, far entrare nella formazione l'esigenza della cooperazione e della formazione. Io quando sento gli insegnanti che dicono, ah, dice, ma perché il Ministero non fa i corsi di aggiornamento? Ma mica deve fare il Ministero il corso di aggiornamento, devi aggiornarti tu. Perché, cioè, questo deve entrare nella, nella formazione di base, nella formazione universitaria. Ci deve essere inoculare questa esigenza di, di stare al passo. Allora, per esempio, una, un modo che, che a me sembra interessante è spesso quando si parla di questo, di, 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 per esempio di tirocinio, molto spesso mi fanno l'obiezione, dice sì, ma il problema è che non abbiamo tante scuole che valga la pena di conoscere. Allora io dico, ma questo è, è un modo sbagliato di pensare il tirocinio, perché questo vorrebbe dire andare a cercare delle scuole da copiare, ma copiare è la cosa più banale del mondo, è, è fragile, certo. Se uno avesse vicino Mario Lodi, lo va a trovare, sicuramente avrebbe una bella carica e, e io lo, 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 lo raccomanderei a tutti di aver potuto visitare la sua classe, la sua scuola, etc. però non è questo il lavoro più importante che fa o dovrebbe fare l'università, ma è quello di ricerca. Allora uno Tra va a tra l'altro, Francesco, scusa, mi intervengo per dire perché questo discorso che stai facendo mi richiama a quello che diceva il professor Corsi in apertura nel suo saluto istituzionale, quando ha detto giustamente: ehm, bisogna puntare sicuramente all'eccellenza, ma bisogna fare in modo che l'eccellenza sia traino anche per gli altri, sia comunque motore di un sistema e metta a sistema l'eccellenza all'interno del sistema lui intendeva universitario, ma lo potremmo estendere sicuramente anche a quello scolastico. Credo che questo sia anche il senso sì. di quello che tu stavi sì. dicendo, no? Sì, in parte, in parte però volevo dire che eh, noi dobbiamo uscire dall'aula universitaria eh, o dal laboratorio universitario se fosse dire, con delle indicazioni metodologiche, cioè noi andiamo nella classe per fare delle osservazioni per esempio, oggi osservate ciascuno con un, prendendo appunti, cosa dice durante l'ora che state in classe il bambino che viene considerato il peggiore della classe o il migliore, adesso poi. Oppure cosa dice la maestra quando eh, risponde a uno. Si fa una raccolta di materiali e si porta all'università per studiarlo, cioè. È, è, il, il tirocinio diventa una raccolta di materiali da approfondire, da conoscere, da analizzare. Se sono negativi, quasi valgono di più, perché ripeto, visitare una classe, una bella classe dove funziona tutto perfettamente, è gratificante e uno, credo che se, sarebbe auspicabile che nell'ambito della sua formazione avesse anche questa esperienza, ma non è la più produttiva. Questo me lo dicevano appunto i compagni del movimento, che dicevano che quando le esperienze funzionavano, suggerivano di copiarle o di ripeterle, e va bene. Pratiche, certo. Ma quando non funzionavano diventavano materiale di studio, perché per capire perché non ha funzionato dobbiamo capire dove si è sbagliato. E dopo aver capito dove si è sbagliato bisogna che cominciamo a pensare alle possibili alternative che non è mai una, sono varie. Quindi, come capite, cioè, è molto più ricco. Cioè, analizzare un insuccesso, da un punto di vista sperimentale, da un punto di vista de della formazione, secondo me è più ricco che non osservare un'esperienza... Sorrido, sorrido Francesco, perché questo in realtà poi ci richiama anche a quel, eh, al significato della parola errore e alla sua accezione, no? Che si dà in ambito appunto dell'apprendimento. Che cos'è l'errore? L'errore in realtà eh, non è qualcosa da eh, stigmatizzare, ma è qualcosa invece dal quale dobbiamo partire proprio per consolidare una conoscenza che sia reale, che sia appunto eh, davvero significativa. Come... L'errore spesso è un'invenzione. Esatto. E, ed è io voglio dire, mi hanno chiesto di scrivere. Un libro sul che, che ha come titolo Perché l'infanzia, nella quale io cerco di spiegare perché nella mia vita ho scelto di dedicarmi a questo mondo, a, al mondo dell'infanzia, e parto proprio dalla riflessione su un errore che ha fatto mio figlio quando aveva tre anni, e un giorno l'ho sentito dire Ho scoprito. Allora questa quando ha detto questa cosa, io lì per lì sono rimasto male, come tutti i padri, quando vedono che il figlio invece di andare avanti va indietro. Però, per deformazione professionale, ho provato a ragionare e ho dovuto riconoscere con mia sorpresa, ma anche con un po' di preoccupazione, che a tre anni mio figlio sapeva coniugare i verbi. Ripeto, mio figlio a tre anni sapeva coniugare i verbi, come sanno fare tutti i bambini del mondo, perché. Recentemente, eh, in un paese dell'America Latina, un bambino di tre anni mi ha detto: Mi gato ha morito. Ha morito invece che ha muerto. Lo stesso errore. Cosa vuol dire? Per questo errore il bambino l'ha fatto perché sapeva già a tre anni, come sanno tutti i bambini a tre anni, che i verbi italiani sono di tre coniugazioni, are, re, i, re e il participio passato fa ito. Siccome scoprire è della terza, correttamente deve fare scoprito. Cioè lui non sapeva che era un verbo irregolare, meno male. Però io quel momento lì, mi ha cambiato il mondo. Perché pensate cosa vuol dire questo bambino quando avrà raddoppiato la sua età, cioè a sei anni, gli chiederanno di riempire le pagine di lettere, cioè lo tratteranno come un ignorante, come un analfabeta, quando sono tre anni che coniuga i verbi. Allora voi capite che c'è cioè, qualcosa di. L'errore allora, ha questa. Perché quando uno impara a fare bene, cioè a non commettere errori, in fondo fa un'operazione di adeguamento. Ha capito una regola e la, la sa applicare e va bene, però non ci vuole una grande intelligenza, ci vuole obbedienza quasi. Ma per sbagliare bisogna farlo da soli. Allora, se uno parte da questo principio che chi sbaglia sbaglia da soli e se lo costruisce lui, beh, è un materiale ricchissimo. Tut, tutti quelli che vengono considerati errori, per esempio, nel disegno infantile, sono. Adesso non abbiamo tempo, ma insomma. Eh, è un campo molto molto ricco e molto vabbè scusate ho preso un diverticolo grazie grazie molto eh, Francesco ci sono ancora altri interventi vedo che gli studenti stanno cominciando anche ad abbandonare perché hanno delle, delle hanno degli altri degli altri diciamo così impegni didattici eh, c'è solo un ultimo intervento di Laria Navarra che aveva quindi come Credo che tu capisca, dai numerosi interventi che sono stati fatti in chat e da quelli che ci chiedono gli studenti, che hai suscitato molto interesse. In particolar modo, ehm, credo che Ilaria Navarra volesse portare un problema sull'uso degli strumenti digitali, se ho ben capito. Giusto, Ilaria? Sì, buonasera. Buonasera. Innanzitutto mi associo al, alle colleghe che mi hanno preceduto nei ringraziamenti, eh, perché è tutto davvero molto interessante. Le sue parole, nelle sue parole ho ritrovato tante delle cose stimolanti lette in questi anni nelle pagine di Mario Lodi, di Don Milani, ehm, quest'idea di questa scuola che pensa a tutti e soprattutto agli ultimi. E, mh, poi volevo anche aggiungere che il dibattito sui luoghi fisici della scuola eh, mi ha riportato alla mente anche la questione dell'ambiente preparato eh, di Maria Montessori, eh, di cui parla Maria Montessori. Eh, la mia domanda nello specifico invece riguarda le nuove tecnologie, il cosiddetto mondo del digitale, perché spesso quando si parla di scuola, soprattutto eh, innovazione, quasi sempre vuol dire pensare alle nuove tecnologie, o meglio spesso. Eh, che riflessioni eh, ci pone a riguardo? Ehm, in questi anni le scuole italiane, ma non solo, sono state riempite fisicamente di, di LIM e di altri. Eh, dispositivi. È davvero questa la via d'uscita per dare una chiave eh, un in, di interpretazione del mondo in cui viviamo ai, ai nostri bambini? Allora, qui il problema si apre e ha vari punti, di, perché c'è un discorso generale e poi c'è un discorso specifico dell'uso delle tecnologie nell'esperienza che stiamo vivendo in questo periodo e che abbiamo appena vissuto e che potrebbe anche essere necessario vivere ancora. Allora, mh, rapidamente tocco i due problemi. Da una parte c'è eh, il valore, eh, l'importanza e la funzione degli strumenti in educazione. Allora, da che mondo e mondo i maestri, i bravi maestri hanno usato tutto quello che la tecnologia metteva a loro disposizione? Pensiamo che appunto a metà del secolo scorso, negli anni, fra le due guerre, un maestro del francese che si chiamava Celestine Frenet usava la, la tipografia a caratteri mobili per, insegna, per, per, per insegnare a scrivere ai bambini, che è una cosa molto più sofisticata per, per allora, ma quasi per adesso, che non usare un computer. Che ormai è molto. Nella classe di Mario Lodi c'era tutto quello che lui poteva eh, ottenere. C'era il limografo, c'era il limografo. Prima, poi c'era il ciclostile, c'era la macchina da scrivere, c'era il terrario, c'era l'acquario, c'era la baracca dei Burattini, c'era un armadio che era un archivio organizzato come un database, uguale perché c'erano i palchetti con i grandi argomenti, poi dentro i palchetti c'erano i raccoglitori, dentro i raccoglitori c'erano le cartelle, dentro le cartelle c'erano i fogli. Quello che adesso noi sistemiamo in un database col computer, lui ce l'aveva nell'armadio. Tutti i giorni veniva stampato un giornalino, eh, c'erano gli strumenti musicali. Cioè lui non aveva una scuola di laboratori, ma c'erano i laboratori dentro l'aula, perché questa era la sua scuola. Non aveva, probabilmente se avesse disegnato una scuola, immagino che l'avrebbe fatta così, perché quella scuola di cui ho accennato che a lui sarebbe piaciuto fare, mescolando l'età e togliendo l'idea di classe per l'idea del laboratorio, era, era molto vicina a questo. Per esempio lui non aveva la LIM. Ma uh, c'aveva la lavagna nera su cui si scriveva con il gesso bianco, io l'ho visto us usare in una maniera fantastica per fare l'analisi dei testi, cosa che oggi noi potremmo fare con una LIM, però voi capite che il computer, la LIM, la tecnologia, la comunicazione a distanza, la, la posta elettronica. Sono tutte cose stupende. Mario teneva la corrispondenza interscolastica. Se avesse avuto il computer, l'avrebbe fatto con la, la mail, con, con, la, con il sistema di, di, di comunicazione a distanza. Del... Ma se voi date questi strumenti, LIM, computer, a un insegnante che lavora sul programma scolastico che è rappresentato dal libro di testo, ma mi. Fate capire che cosa ci fa con la tecnologia. Cioè, eh, siamo sempre lì, cioè, dipende da chi sei e cosa fai, se puoi utilizzare degli strumenti, perché se no la LIM viene usata come una lavagna eh, non più nera ma bianca, come si usavano con i pennarelli eh, ad acqua, eh, però voglio dire, costa 50 volte di più. Allora mi domando perché. Quindi c'è questo rapporto strano e, e, e da sempre fra gli strumenti sì, tra e l'altro. Francesco, mi permetto di intervenire perché in un bel convegno che avevamo organizzato tempo fa a Macerata, che tu ti ricorderai perché fosti presente anche tu proprio su Mario Lodi, fu la giornata di inaugurazione della mostra che avevamo fatto, ehm, era presente. Ehm, si era presente sia Cabinato della direzione nazionale dell'MCE che, non ricordo il nome dell'allora dell dirigente regionale. E mi ricordo che il dirigente regionale prese la parola al termine, credo proprio del tuo intervento o comunque degli interventi previsti nella giornata, per fare un appello ai nostri studenti e per dire, guardate ragazzi, che quello che noi facevamo all'epoca con le tecniche Frenet, la corrispondenza interscolastica per esempio, lo possiamo fare anche oggi, anzi, le tecnologie ci aiutano nel farlo. Perché oggi fare una corrispondenza interscolastica è ancora più semplice e oltretutto non abbiamo neanche il problema di autotassarci per eh, fare la francatura delle boste, perché possiamo usare un'email. Oppure fece altri esempi e questa cosa mi colpì moltissimo perché io sono convinto che, come tu giustamente dicevi, ehm, eh, molti dei maestri che hanno fatto la storia del movimento di cooperazione educativa, Mario Lodi è uno di loro, ma ce ne sono tanti altri, oggi di fronte alle, ehm, alle nuove tecnologie eh, si fregherebbero le mani per la soddisfazione di poter disporre di strumenti che in realtà aprono spazi incredibili. Loro erano già pronti, cioè loro avrebbero avuto bisogno di questi strumenti, invece molti... Li ricevono come una cosa misteriosa che non sanno come fare. Vorrei chiudere dando questa testimonianza, questa volta, di uso di queste piattaforme. Noi stiamo utilizzando una piattaforma che ci permette. Io sto a Roma, voi state a Macerata. Tu non so se sei a Firenze o a Macerata. A Macerata. A Macerata, benissimo. Io parlo con l'America Latina, eccetera. La scuola ha utilizzato per la gran parte dei casi, non solo in Italia, ma nei paesi dove noi siamo arrivati a, a capire, a parlare con gli studenti, eccetera, ha usato queste tecnologie, questa, queste piattaforme che si sono rivelate poderose come strumento di comunicazione le ha utilizzato come un banco, come un banco scolastico, mettendo ciascun alunno davanti a uno schermo dove c'era il suo insegnante che parlava per lui. È come se la scuola fosse riuscita a fare un, una, una operazione magica liberandosi di tutto quello che è superfluo e che è in qualche modo ehm, un elemento di disturbo l'intervallo, eh, il bagno, le, gli scherzi fra gli, fra gli studenti, l'entrata, l'uscita, eccetera, è rimasto solo la lezione e i compiti. Beh, ha fallito. Gli studenti hanno sofferto i piccoli e sono andati in piazza i grandi a protestare. Noi con l'esperienza della città dei bambini, appena successo il disastro a marzo dell'anno scorso, io ho mandato un messaggio ai nostri sindaci dicendo: Convocate subito i consigli dei bambini, ovviamente virtualmente. Queste stesse piattaforme le abbiamo utilizzate per ascoltare i bambini perché non l'ha fatto la scuola? Perché la scuola non ha approfittato di questo strumento per creare non un banco? ma una piazza, un posto dove gli studenti si incontrano tenendo conto che non potevano uscire di casa, ma si incontrano per parlare fra di loro e per parlare con i loro insegnanti, ma non per parlare dei dinosauri, per favore, per parlare di cosa sta succedendo, ma non perché gli insegnanti ne sappiano di più, ma perché si lavora insieme, ci si scambia le opinioni. E allora la scuola sarebbe stata vicina, si sarebbe fermata per accompagnare, per ascoltare, per essere un punto di riferimento. Ecco, questa è stata secondo me una grande occasione perduta. Io lo sto ripetendo perché se dovesse servire che la scuola sappia che questa cosa è possibile. È possibile e funziona. Cioè la, queste piattaforme possono essere anche... Strumenti sociali, strumenti di scambio, strumenti di ascolto e non soltanto strumenti di comunicazione a una via. Io credo, io credo che questo sia vero, credo che in alcuni casi eh, ci sono state delle scuole che sono riuscite davvero anche ad innovare, e, e spero, voglio sperare davvero che eh, questa propensione all'innovazione, a comunque a mh, modificare il proprio modo di fare lezione, perché gli strumenti digitali ce l'hanno imposto. Io non so chi, si, chi ha potuto, come ha fatto a riproporre le elezioni nello stesso modo in cui le faceva, eh, diciamo così, in quasi presenza. Tutti, Però eh, lo trovo anche inefficace anche eccessivamente, diciamo così, eh, come posso dire, eh, rigido come impostazione. Credo che allora forse davvero, Francesco, questa occasione non è stata persa. Io voglio sperare invece che possa essere uno shock drammatico mh, per noi, per tutti, per me anche è stato difficile fare lezione in questa, con questa nuova modalità però forse abbiamo imparato tutti davvero a, mh, come posso dire magari qualcuno, tu prima citavi la crisi ecco magari qualcuno la crisi, in crisi ci è entrato e ha imparato forse davvero anche a vedere la scuola da una diversa prospettiva e a proporre una scuola diversa insomma quindi speriamo che davvero in qualche modo eh, Questa occasione sia stata colta e non persa. Bene, a questo punto, anche se Francesco ti annuncio che hai talmente tanto smosso le acque che ci sono altre domande, io ti chiedo scusa. Chiedo scusa, ehm, eccoci, c'è un altro intervento adesso in questo momento. Ringrazio ancora Fusco, ringrazio Giovannetti, credo prima. Eh, non posso dare la parola a tutti perché ormai stiamo terminando il nostro, il nostro tempo e. Tra l'altro ci sono delle sovrapposizioni con altre attività eh, didattiche, quindi io ringrazio davvero di cuore eh, Francesco Tonucci per averci donato il suo tempo, per essere stato qui con noi oggi e per aver, come sempre, diciamo così, ehm, proposto un intervento che fa riflettere e credo che sia davvero una delle cose che in una settimana di eccellenza, come auspicava il professor Sani all'inizio della, della stessa nel suo saluto istituzionale una settimana d'eccellenza deve fare questo insomma ecco quindi Francesco Tunucci grazie speriamo di riaverti presto con noi con i nostri studenti e ripasso la parola al collega Luigi Aurelio Pomante eh, che eh, chiuderà come ha aperto ehm, la giornata con alcune indicazioni tecniche per i nostri studenti per il proseguo delle attività di domani Grazie Francesco, a te la parola Luigi. Grazie, grazie professor Meda. Davvero un sentito ringraziamento al professor Tonucci per questo pomeriggio così intenso, ricco e che ha sollecitato le attenzioni e le curiosità dei nostri studenti che hanno partecipato davvero in maniera molto attiva. Eh, termina qui questa prima giornata della settimana di eccellenza. L'appuntamento è per domani. Le due giornate, come ricordato in apertura, del professor Sani, di martedì 11 maggio e mercoledì 12 saranno dedicate al convegno. L'innovazione pedagogica e didattica nel sistema formativo italiano, al secondo dopoguerra. Ci saranno numerosi interventi. Indicativamente, avremo eh, le sessioni che dureranno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e 30. La modalità di connessione è naturalmente la stessa. Per quanto concerne i relatori, domani mattina riceveranno dall'agenzia che cura la comunicazione di questo evento l'aspetto tecnico. Eh, una mail eh, nella quale verrà riportato nuovamente il link al quale eh, collegarsi. Eh, nuovamente, grazie a tutti. Grazie alla nostra direttrice che è rimasta collegata con noi per tutta la durata del convegno naturalmente ai tanti relatori che, anche pur non dovendo parlare quest'oggi, hanno presenziato questo seminario del professor Tonucci. L'appuntamento è per domani mattina. Anche domani cercheremo di rispettare un certo orario, quindi quello delle ore nove, con la prima sessione che sarà presieduta dal professor Edoardo Bressane che porterà in apertura i saluti del. Presidente della CIRS e il professor Fulvio De Giorgi. Grazie ancora a tutti. Buona serata, non possiamo dire buon proseguimento qui a Macerata. L'auspicio era questo in presenza online. Vi diamo comunque la buona serata, ci vediamo domani ultimo.